Eccoci qua. Buonasera, popolo di YouTube, dal ritorno del Demiurgo. E stasera cosa, di cosa parliamo? Parliamo di una console che eh, un po' di tempo fa ho approfondito, ma non dal punto di vista dell'hardware, della storia di altre chicche, che, Per cui invece occorre, occorre, diciamo, un personaggio ben più esperto, nel senso che è un personaggio che amo ultimamente. Nel nostro settore è un po' ovunque. in Tutti i canali. Comunque. Guardate, c'è sempre lui, c'è sempre tra cui io lo vado sempre a trovare di persona. Ultimamente mi è capitato di vederlo anche di persona, e vi diremo poi che cosa, che cosa mi ha convinto a fare. E ora, ragazzi, niente dai, presentiamolo come tutte come tutte le serie, perché tanto a dire il vero, non ha neanche bisogno di presentazioni. Siamo qui insieme al nostro grandissimo Magnum CDI. Però mi sa che è il microfono mutato, eh? grande Magnum. Eccolo qua, atto. Bonsoir, buonasera a tutti, mi vedete, mi sentite? Spero di sì. Spero di, di arrivare forte e chiaro. Quindi, buonasera, buonasera a, a, a tutti voi. Eh, ringrazio come sempre, appunto. Bon De Miurgo per avermi invitato sul canale è, sta è, è sempre un piacere. L'ultima volta, mi sembra, qui ce l'avamo visti sul uh, parlando del Nintendo 64. Se non mi ricordo sì, male, eh, Ne abbiamo fatte con... parecchie, perché abbiamo fatto... ne abbiamo fatte parecchie qualche, qualche tempo e... fa. Eh... Esatto, esatto. Un po' di tempo fa, però insomma me la ricordo bene. Eravamo con Igor, con eh no, c'era Igor Paolo, Paolo c'era sì, esatto. Matteo, forse anche una volta. Sì, sì, eh... sì, sì. quindi diciamo, dai, quindi no, non è la prima volta no. che vengo da queste parti. Quindi ormai è, e no, e ormai appunto è capitata l'occasione ben due volte in poco tempo di, di trovarsi proprio di persona, no, che è sempre. Eh, diciamo è sempre un'altra un'altra cosa ri rispetto a interagire diciamo soltanto online certo. e è capitato in occasione della, del laser day no? al, al Bologna Nerd esatto. che era un'occasione per di ritrovo di appassionati di tecnologie video particolari, ovviamente il laserdisc, in primis, eh, e poi è, è, è venuto appunto al, al Firenze Vintage Beat, il buon Demiurgo, ed è stato, eh, diciamo, è, è stato. Eh, abbagliato da una luce eh. Eh, irradiata molto particolare, un po' tipo questa mi sta colpendo di qua, ma di colore rosso e sì. è stato ha visto qualcosa, qualcosa che qualcosa non sapevate vedere, che potete vedere laggiù che adesso vado intanto a prendere intanto che Esatto, esatto, esatto. Che... Quindi che è successo? È successo appunto che ci siamo trovati di persona al Firenze Vintage Beat che è una manifestazione Dedicata al retrocomputing e in parte anche al retro gaming che si fa a Firenze in provincia di Firenze ogni anno, a cui io partecipo come espositore. E che ho fatto? Sono arrivato e, e niente, lui ha, ha avuto modo finalmente di trovare di persona per bene un Jaguar. e Vedete, ha fatto tutto da solo. Io non c'entro. Eh. È arrivato, <ride> dice guarda, ma io dici, mi, è, mi è piaciuto talmente tanto, vorrei prenderne uno. L'ha preso, preso, Quindi io non posso eh, fargli complimenti, esatto, perché io. Qui se non mi ricordo male, per fortuna vostra ancora non ho parlato del Jaguar. Ma meno male perché ne ho parlato anche troppo in giro. Sì, poi sì, sembra sì. Che, mi, che mi piaccia solo il Jaguar. Però effettivamente ho detto, guarda, dai una chance. Gli ho fatto provare qualche titolo e è rimasto incuriosito. Quindi com'è? Ora che sei un, allora, eh, un fiero possessore, adesso, adesso rispondo. Però devo salutare un attimo perché già in chat c'è un sacco di persone. Buonasera, che ci saluta e saluta anche te, ovviamente. Morte Nera, poi c'è Garrison che appena ha pubblicato l'annuncio la, 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 di stasera, ha cominciato a dire ci sono, ci saremo subito, subito pronto. E poi c'è il buon Igor che ovviamente è qua presente, che dice che sei specchiato, non so a chi si riferisce, ma io non, ci, non mi vedo specchiato. Non so. <ride> Hai già risposto anche te, ecco eh, il nostro Magnum che... Tra l'altro esatto, ragazzi esatto. in chat Magnum ha commentato, se voi cliccate sul suo commento potrete andare al suo canale YouTube che fra poco comincerà. Diciamo, a... ci spera, a... ci spera. È un Quindi... anno che deve esatto. È un anno che... Eh. che deve partire, non è partito. Ma il canale shake, sì, c sì, sì, sì. Ma intanto, pura, intanto, iscrivetevi per comunque. Perché poi quando parte, esatto. almeno mancano non solo parli... i video, esatto. Sì. Mancano solo i video. Allora, le morte reali Sono sempre stato affascinato dalla prima Xbox. Ci sono un sacco di giochi Sega e ovviamente il mitico. Sì. Dendoro... Adesso poi ne parliamo. Finisco. Bravo. Ah <ride> Igor che, che giustamente ha detto Sì avete aspettato che sono andato via io No non è Sono stato io che sono andato in ritardo Al Bologna Nerd Igor quella sera eh, Insomma Sarei voluto venire prima Ma non ho potuto E eh sì questo è il Jaguar ragazzi le Rispondiamo un attimo su sta cosa Perché io in realtà eh, la, la tua live E quelle che hai fatto in giro sul Jaguar Già, già, già da, da Igor Dai tempi Io me ne sono guardate tutte Ed è una console che mi appassionava Però non avevo cioè, non avevo mai potuto provarla così tanto come ho provato da te quel al Firenze Vintage Beat. E niente, allora niente, a parte che ero lì anche con la mia ragazza e lei era rimasta stregata da questa console. Perché io. Incredibile, vedi? Sì, vedi, io, vedi, vedi? Cioè, io vedi. la volevo, però ho detto magari sono io. Dopo sono uno spendaccione. Però quando ho visto che anche lei la voleva allora ho detto, e, fa, e vai! Allora adesso bisogna farlo. Cioè, adesso mi, mi devo. E infatti, cosa ho fatto? Sono riuscito a trovarla completa con alimentatore originale. Bello pesante, ma è un mattone. Sì, molto. Molto, molto. pesante. Tra l'altro, questo è quello. Penso, palle. Lo... Inglese. Inglese? deve essere un palle inglese. inglese. E c'ha il, ovviamente il pad. Adesso mi deve arrivare il, il pro controller. Questo è il pad, quello classico. Sì, quello sì. Però ho ordinato anche il pro controller perché c'è una ditta, come mi hai detto, te, che fa un rifacimento. Sì, Insomma... esatto, ben fatto. Sì? Ne ho letto molto bene. Quindi sì, sì, sì. E poi, ragazzi, questa chiave: es... ecco, allora, il cavo scarter RGB originale. Che ha questo attacco ecco. particolarissimo? perché il Giacomo sì, non ha le sì. porte. E questo, no, esatto. Che tra l'altro, ahimè, manca a anche a me perché io ho soltanto il classico appunto composito. Lo devo comprare anch'io. Uno scarto RGB. Eh, io apposta. Sono riuscito a trovarlo come vedete, sì, è questo qua. Infatti, dall'altra parte è uno scarto. Dice molto, sì, be sì, sì. molto, eh? molto bene, si, 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 perfetto, molto bene. E poi questa è la versione PAL. Però, Vedete questo switch che c'ha? Non so se riesco a farlo vedere. Eh, questa è bella, eh. Eh, questo è modificato a 60Hz fantastico cioè vai in NTSC e, e quindi tra l'altro dico una roba che io quando l'ho visto, mi sono mangiato le mani e ho detto mamma mia allora è arrivato dal sud Italia da Brindisi viene questo gioco è arrivato dal sud Italia con tutta sta roba messa in una scatola di carta leggerissima senza pluriball è arrivato così tutto incastrato a caso tutto è eh, controllo senza niente che mi sai che ammortizzasse tra il controllo e... no 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 non mi di queste Ma cose no, e poi aspetta, mi aspetta, sento aspetta. male poi sai com'era era appoggiato così con tutto il peso su questo su questo sullo switch della mod oh mio dio e aveva oh dio. bucato il cartone della scatola quel peso meno male non si è rotto no, meno male, beh, male io, meno io male. quando l'ho visto ho detto oh mio dio poi l'ho acceso l'ho collegato non partiva non si accendeva la luce porca troia allora cosa ho fatto? Ha detto, ah ok, non c'è la cartuccia inserita perché già guarda. Esatto. L'ho inserita, non si so, accendeva uguale. No, no, accidente. pagato un sacco di soldi perché adesso questo sa... Alla fine cos'era? Era questo? Che praticamente se tu lo metti era andato in mezzo, non era né a 50 né a 60. Non ah, non ho mosso e okay. è partito. <ride> sì, ma male. Com Meno. come si fa a spedire una roba così di così valore in condizioni del genere? Io sono so, rimasto... è un miracolo che non si sia rotto. Non mi è mai successo, in effetti. No, mai ma, ma neanche a me. Cioè, uno, uno che se ne intende che è sta roba dovrebbe un minimo sapere queste cose. Comunque, è un miracolo. Funziona, è andata bene. Però, ragazzi, andata... io momenti, cioè... E poi questa l'ultima cosa, c'è cioè questa me, questa cartuccia che è fenomenale. Questa qua della retro HQ bellissima. Che mi permette, con la. adesso eh, leggiamo anche i commenti. Se la Micole SD permette di far andare tutti i titoli del Jaguar e del Jaguar CD. Quindi, il Jaguar CD non serve neanche nel senso se voglio giocare ai giochi, anche perché sono molti problemi. Esatto. E quindi... Io, purtroppo, appunto, io la scheda ancora non l'ho comprata, quindi, insomma, hai, hai già fatto uno step avanti. <ride> io, adesso esatto. voglio essere sincero: la console con tutta sta roba, considerando che la cartuccia da sola costa 200 euro, sono riuscito a pagarla eh sì. 500, uno dice tantissimo. Beh, non è poco, però poteva essere anche di molto di più, eh, perché... No, esatto. No, no, più che altro la cosa buona è che adesso con quella hai tutta la libreria sopra, compresi i giochi del Jaguar CD e non ti serve altro. Quindi sì, hai poi il bello E anche questa modifica. Cioè, la, sa, cioè... Eh, sì, quella è buona, quella e è questo, buona, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, non ha la scatola niente, però a livello collezioni, tutti in uno sono riuscito... No, ti... no, hai fatto bene. No, ma sono contentissimo. Adesso gioco tutte le sere e e basta eh, quindi... esatto. no no ne, ne sto provando tanti adesso voglio recuperare anche gli overlay del controller visto che c'è qualcuno che li vende anche rifatti sì, però... sì, sì, sì 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 ci sono quelli anche rifatti sì, sì, sì a me sì, non interessa basta che averli per quei, quei giochi che ce li usano sì sì esatto. però insomma quindi vedi vuoi leggere un quindi è stata che... un po' colpa mia giusto no, è stato no, un no, è mia, stato merito non è stata colpa ah, no, ok va bene <ride> dai, va bene <ride> sì, sì. Tra l'altro anche la Fiorentina, perché dovete sapere che poi dovevo mangiare, ero a Firenze, mi ha consigliato un locale ottimo, eh. cioè, nel senso, la via giusta per mangiare bene. Esatto, la via è giusta. È esatto. sbag... Leggi te qualche commento oppure leggo io? Ce li hai sotto mano? Perché ha scritto un Allora, si, si, sì, sì, leggo io. Le... Vai, vai. Allora. Allora, no, dice giustamente Ah, dice Igor, mi fa lui il cavo RGB Ah ok, grazie Igor, molto gentile Grande Igor e... Grazie e Sì, infatti, se il Jaguar ha il led rosso NTSC se è verde è pal Quindi quello sì, esatto e... sì. Esatto, poi dice Mortenera Prima ha detto Ciao Alucard83, ciao e Prima diceva appunto Mortenera Che il Jaguar CD assomiglia un po' a un gabinetto E effettivamente ha appoggiato sopra il Jaguar Un pochino, lo ricordo Ora io non lo porto più in giro perché è talmente fragile il Jaguar CD che non è il caso. Però insomma, effettivamente, però a casa è. E... Ah, sta so proprio e... parlando anche della versione di Doom che stanno sviluppando. Sì, esatto. Poi adesso stanno, come sempre, facendo un sacco di, di titoli on brew. Ehm... E, e niente appunto. E adesso appunto stanno facendo una versione chiamata Doom Slayer Edition, ma stanno lavorando lo stesso sviluppatore anche a Doom 2 e a Heretic che vogliono appunto convertire per Jaguar. E, e niente appunto. E quindi, quindi, quindi questo. Niente. E, finita, finita mm, parentesi Jaguar di presentazione. Esatto, finita perché sennò poi si parla del... Già, <ride> io sono qua per parlare di un'altra... Un Siamo persona. qua per parlare ah. di altro. Adesso esatto, perché scopre... io sono molto, affezionato, sì. esatto, sono molto affezionato, ma in realtà una delle mie tre console preferite in assoluto, come appunto eh, chi, mi, chi, chi mi segue diciamo, dal buon Igor eccetera, sa, è proprio la prima Xbox. Ah, sì. Per me è stata una macchina eh, importante perché io volevo a tutti i costi un Gamecube, ai tempi, eh, ma nel 2003 ancora usati non se ne trovava tanti. E io ero, ero, ero un ragazzetto, andavo alle superiori e risparmiai soldi, mi parte tutto per il Gamecube. Non lo trovavo, lo vabbè, prendo usata un Xbox. Mm. Dici, va, ah, perfetto, prendo un Xbox. La PlayStation 2 non mi... cioè all'inizio ero molto in hype quando doveva uscire, poi non mi aveva... Diciamo, la line-up di lancio non mi aveva molto convinto, e quindi poi ero rimasto un po' freddino. Poi l'avevano già comprata tutti, quindi non è che poi c'era problemi, nel senso sì. a, a giocarci anche da amici, eccetera. E dissi: guarda, l'Xbox mi sembra una console molto potente, interessante. Prova a comprarla, la, la comprai usata, e con due titoli: tra l'altro, uno era Mortal Kombat Deadly Alliance, che era il primo Mortal Kombat, diciamo, della nuova generazione. Sì. Quindi in, in, interamente. Mh, diciamo con arena interamente tridimensionale, quindi proprio con la profondità e il, insomma anche il eccetera. E, il, um, e poi Enclave, che Enclave è un action adventure molto bello, veramente te lo, te lo straconsiglio, okay. soprattutto se uno è fan di. così tanto per buttarlo già per cominciare. Se uno è fan di. <ride> tanto, tu, dei, ne fa, tanto dei... tu ne metti sempre pochi, no? Ti ti... <ride> sì, infatti, no? Tanto ne consiglio poi, sì, qui, qui ce ne sarebbero centinaia da consigliare, ah, sì, quindi sì. figurati. E appunto, ho preso questo Enclave, era un titolo all'epoca uscito solo per Xbox, poi anche su PC. Che era praticamente un, un action adventure in terza persona, eh, con qualche elemento un po' ruolistico. Difficilissimo tra l'altro, cattivissimo, bastardissimo. E tra l'altro, cioè, infatti, eh, è uno dei giochi che qualcuno dice un pre Souls like, no? a presente. no? Poi in realtà è, sì. cioè, è, è diverso, è a missioni, non è, non è quello. Però ha una bella ambientazione dark, un Dark Fantasy, insomma, particolare. E da lì poi è partito il viaggio. E l'Xbox è diventata una delle mie tre console, diciamo. Preferite in assoluto, le, insomma, le altre due sono, sono Saturn e Dreamcast, quindi insomma, si fa veloce: e, appunto, e, e, la, e la terza, appunto, è proprio Xbox. Poi che c'entra? Io sono fan di quasi tutte le console a livello pratico, cioè, mi piacciono quasi tutte, non tutte. Eccola qui, per esempio, questa è la Crystal, che è un'edizione particolare molto bella, trasparente, eccetera. E insomma, questa è proprio bella da vedere. Ce l'ho anch'io, ma ahimè, non raggiungibile al momento. Eh sì. È molto bella questa. E invece, appunto, questo, questa è proprio la mia Xbox originale del, del, due, insomma, del 2003. Quando l'ho comprata usata. Un bel bestione che pesa <ride> tantissimo, <ride> sì. e la lanciamo esatto. È di fo... <ride> esatto, la lanciamo addosso a qualcuno, li facciamo male. Sì. E... Ma perché eh, questa console è oh, così pesante così faccio vedere l'etichetta. Esatto. Intanto si... Ah, non si sì. vede, no. non si ce la fa niente. Niente, dicevi, perché è così eh... pesante? Esatto, è così pesante perché al suo interno nasconde l'architettura di un PC. Eh sì. Essenzialmente Xbox, la prima soprattutto, ora poi oggi è un discorso diverso, ma la prima Xbox, molto più poi del, della 360, è effettivamente un PC. Cioè, mh, in tutto e per tutto, perché si tratta, perché diciamo, era un progetto eh, nato all'interno del team delle, delle DirectX, un, un side project che inizialmente non convinceva neanche Ma Microsoft stessa, tra l'altro. Ma poi dopo gli, han gli hanno dato fiducia, poi Microsoft ha cominciato a collaborare con SIGA perché, come sappiamo, ehm, Microsoft ha, diciamo, ha, ha collaborato attivamente con SEGA o SIGA, insomma, come mm -hmm. la volete chiamare, su, su Dreamcast, tra l'altro, dando appunto il famoso eh, Windows CE all'interno, sì. insomma, del, del sistema, appunto, di Dreamcast, esatto, sì. per fare anche delle conversioni più rapide da PC, sì. eventualmente, e quant'altro. E, e niente, appunto. E quindi, poi, Microsoft, alla fine, questo progetto l'ha incuriosita, quindi, con tutti i soldi del mondo che avevano, hanno chiamato Fior Fior... Di team di sviluppo, hanno fatto insomma tutto tutto quello che dovevano fare, hanno, hanno chiamato il buon vecchio Dwayne Johnson, detto anche The Rock per la presentazione. Eh, insomma, han, vero, hanno è. fatto tutto quello che c'era da fare e a fine 2001 in America è uscita questa que questo bestione. All'interno che cosa c'è? C'è una un Pentium 3, se vogliamo, sì. a 733 MHz yeah. ed è un Pentium 3. Poppermine Mine si chiama. Okay. E e, Z. e che cos'ha praticamente? Ha 64 mega di, di RAM. Di, sì, che di, poi c'è una mod che ha, ha una mod la raddoppia, una 128. So. Sì, c'è una mod la raddoppia. Però in realtà per i giochi commerciali eh. non serve. No. Serve per alcuni titoli che sono rimasti in fase di prototipo. Sì. O qualcuno l'ha usata anche per cercare di giocare. A... Perché poi l'hardware della prima Xbox è stato usato anche in sala giochi. E sì. quindi qua qualcuno modificandole mettendoci 128 uh -huh. mega di RAM, che era tra l'altro quanto c'era all'interno delle unità di sviluppo. Eh, ha potuto ad esempio far girare Virto Hop 3 sì. che non è mai stato convertito a livello casalingo, ma appunto la versione arcade utilizzava come base proprio il, il sistema, insomma, diciamo, Xbox, il, diciamo la scheda arcade, in questo caso eh, si chiama. Appunto è, è fatta tramite collaborazione tra Microsoft e Sega e si chiama Ciro sì, come tra l'altro la... sul, da... si... esatto. sul, sul sito di System 16 la potete trovare esatto esatto sono sì. stati fatti diversi giochi e appunto so che Virtua Cop 3 gira io purtroppo la, ne ho una modificata ma non ha la RAM a 128 quindi non posso dirvi se gira o no però mh, insomma ho letto di sì quindi spero un giorno di fare la modifica e di potermi godere diciamo finalmente Virtua Cop 3 perché non ci ho mai giocato proprio mai visto il cabinato quindi, quindi non sì, ci ho mai è, giocato Ma Sega esatto. Ciro è basato su Xbox esatto Hardware Esatto, un po' come c'era anche il um, appunto um, Sempre fatto da Sega in collaborazione con Nintendo. C'era l'altro. Il ora la non mi viene in mente, Triforce. ma tanto c'è eh, sì, esatto, la Triforce, Force, esatto, Triforce sì, con sì. Namco, Sega, e, e Nintendo, sì. Allora, sì, ora giustamente Igor dice <ride> sì. che mi picchia perché è un processore custom, sì, è vero, sì, sì. è vero, però diciamo per spiegarlo in sé, però. Eh, diciamo l'architettura è quella di un PC All'interno ha un hard disk da 8 giga sì. eh, Cosa da non sottovalutare Perché nel, nel 2001 ah, non era una cosa scontata una Esatto E inoltre Esatto E inoltre poi facendo la modifica Possiamo installare anche hard disk molto più capienti Sì eccetera. assolutamente Infatti, è... infatti io, questo qua ha 2 terabyte Di hard disk SATA Perché l'hard disk è IDE è in formato, Cioè diciamo l'adattatore IDE io ce l'ho messo a Sata da 2 Terra lo trovi anche a 30 euro c'è da fare uno swap veloce c'è cioè nei tutorial online magari un giorno farò un video e... e dopo ci sta veramente di tutto sopra quindi è veramente esatto. una bellissima macchina no. Eh, comunque, esatto, no, <ride> Igor appunto... stai calmo, adesso, adesso spieghiamo meglio, Sì, comunque... no, no, no. Ma guarda, ha ragione, io sì, diciamo sì. l'ho spiegato in termini molto pratici. Certo, certo. Però, effettivamente, è un chip: è un 733, eccetera, ma è un chip anche custom particolare. Appunto, come dicevo questo copper mine Si chiama, sì. eh, per cui, se metti, come dice giustamente Igor, un Pentium 3 733 sopra, alcuni giochi non partono perché ha probabilmente caratteristiche comunque particolari. Eh, Comunque rispondo, altra cosa... rispondo, anche ad Aluca, che giustamente si ricorda che il pad dell'Xbox è, è come quello del Dreamcast, ma con un analogico. In più, è vero, molto simile. Sì, ora diciamo io lo trovo molto migliore. Però pur amando, anche quello del Dreamcast con tutti i suoi punti di forza e debolezza. Però, chiaramente l'Xbox mi, mi, cioè, mi, mi piace di più. L'ho usato, usato, tanto anche quello. E, no, ecco, quello che c'è da dire è che la scheda video esatto, è eh, una scheda fatta da, da Nvidia che come specifiche eh, somiglia molto alla contemporanea GeForce 3 sì. eh, come tipo di. Però anche lì appunto è parzialmente. Eh, diciamo è, è comunque una cosa particolare. Perché sarebbe insomma, è chiamata. NV2A si chiama sì. a 233 MHz questa sarebbe la, la GPU quindi la scheda video sì. però appunto come eh, capacità l'hanno eh, diciamo comparata bene con la GeForce 3 più o meno era eh, effettivamente esatto. cosa... che succede? questo rende questa macchina un vero e proprio mostro potente. in tutti i sensi anche di peso in tutti i sensi sì anche per il peso però vogliamo ricordare la, rende... la... Vorremmo ricordare la pubblicità che c'era Ah, bellissimo! Per me è una delle pubblicità più allucinanti mai viste. Esatto. Per... C'è una pubblicità. Esatto. Tipo, allora la pubblicità è: si vede questa mamma eh, che fa nascere un bambino, un neonato, e viene sparato in aria mentre in aria e vola cresce rapidamente eh, vecchia... diventa adulto eccetera invecchia e poi cade direttamente nella tomba proprio proprio a diritto e, e c'è scritto life is short play more che era fantastica sì, ma... la vita è breve cioè, uno... giocate di più uno non se l'aspetterebbe tu vedi una madre che partecipa a sta roba e cazzo tutta sta roba per una cosa è ansioso è devo giocare di più c'era cioè, proprio bella come allora, cosa che dicono qua nel caso? Distrugge? Vabbè, ah dicono che l'Xbox distrugge le sue contemporanee infatti di potenza. Allora, cioè. sì, allora, questo è vero, eh, distrugge le sue contemporanee, purtroppo eh, spesso, soprattutto per i titoli non esclusivi, ha dovuto subire il fatto che comunque Microsoft era la nuova arrivata certo. nel mondo console e quindi lì c'era già uno, uno strapotere da parte di Sony con PlayStation 2, quindi... Tantissimi giochi che sono arrivati, sono stati dei porting da PlayStation 2. Certo, sì, sì. Questo, ora c'è da dire che in buona parte dei casi tranne qualche. Insomma, qualche eccezione svogliata, che magari possiamo anche menzionare. I porting generalmente, comunque sono migliori da un punto di vista tecnico su Xbox. Oggi vuol dire po' questo, però effettivamente all'epoca io la differenza la notavo, per esempio. Ma in piccole cose anche, eh, ma alcuni titoli ne hanno beneficiato parecchio. Quindi certo. siamo, io cioè, sapevo sono, quindi che va... Splinter Cell su rispetto a PS2 è molto meglio. Sì, esatto. No, va bene, sono proprio due mondi diversi. ecco. C'è <ride> proprio, proprio un altro tipo di... Come dicevi sì. te, invece sapevo che Silent Hill 2, per esempio la nebbia, era più bella sulla Play 2. Allora, la nebbia sì, perché su Play 2 è sfruttosa, in realtà è, è buona anche su Xbox, mm -hmm. eh, però su PlayStation 2 era più particolare. Era più particolare, particolare sì. Ma infatti, per esempio, Konami è stata eh, senza dubbio una delle colpevoli perché hanno fatto diversi porting tutt'altro che, che, ah, che ben fatti su Xbox. Appunto, Silent Hill 2 in realtà è un buon porting, non è fatto male. No, 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 no. È, Comunque ha, ha delle cose um, a qualità, comunque superiore, eccetera. Per esempio, Metal Gear Solid 2 Substance che c'è su Xbox, eh, ah, invece, sì? in, in certi momenti si ha sì, certo. Eh, io, io ce l'ho, sì, sì, ah. da davvero. Per esempio, in certi momenti ha cali di frame rate, eccetera, perché è convertito male, eh, diciamo che è un titolo che nasce per. Per, per sfruttare l'hardware difficilissimo, tra l'altro da sfruttare della PlayStation 2. Ah, eh, sì. Quando poi è arrivato là, hanno fatto un porting molto affrettato. Ma questo problema, insomma, c'era anche poi sulla versione PC che era stata un po' affrettata. Quindi non è solo quella Xbox. Certo. E, e poi c'è Morte Nera met... che chiede se i porting come Metal Gear Solid 2 e GTA 3 sono peggiori su Xbox no, allora GTA 3. Sicuramente è meglio, non migliora. Eh, tantissimo rispetto a, però insomma, la differenza un po' si simile. Sì, ecco. sì, sì. Okay. Eh, sì, sì. Comunque, e... adesso andiamo avanti. Qui Igor sta disquisendo con Morte Nera sulle differenze. Ah, va Dove... bene, va bene. No, io, infatti, chi siamo noi per, eh, <ride> <ride> per sì. dargli, insomma, per dirgli niente? No? niente facciamo facciamo <ride> vedere un attimo la macchina così spieghiamo un attimo le porte, come è fatta. Esatto, esatto. Allora guarda, la, la... la vediamo da te... me, oh, no, no, la... Ok, allora praticamente Xbox ha quattro porte, qua. quindi come il GameCube, esatto, quindi, eh, o come Dreamcast, quindi si mantiene una console. Eh, appunto, pensata per il multiplayer, anche sì. assolutamente. E qui sotto c'è il pulsante di accensione, quello piccolo, e quello sopra è il pulsante di eject del carrello del, del carrello. Esatto, del carrello. Beh, poi sopra e sì. sotto non abbiamo niente di particolare. Beh, niente Esatto, abbiamo, dietro, invece abbiamo, abbiamo l'evento, dentro, esatto. Cioè, esatto. Esatto. in realtà, questo è l'arreggiamento esatto. Dietro abbiamo il cavo. Esatto, il cavo per la, per la corrente a sinistra, Questa. quindi il Power sì, che, che tra l'altro è un cavo universale, ma anche quello di PlayStation 2, sì. GameCube no, cioè il, 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 il suo proprietario, e poi abbiamo l'attacco, quello classico, che è il diciamo, AV, che sì. appunto ti permette di attaccarci un po' tutti diciamo, i vari tipi di cavo. Mentre a destra c'è appunto il cavo Ethernet, quindi... Esatto. No, no il cavo scusa, cioè la, c'è la porta Ethernet appunto. Sì. Eh... Esatto. La ventolona e, perché... e via Esatto, perché questa console è stata La prima, dopo Dreamcast Va bene che è stata un po' la prepista Ma è stata la prima a essere pensata Molto molto per l'online Quasi tu, cioè a, a, Ad avere il focus sull'online Tant'è che il famoso, il famoso E contemporaneo a tutt'oggi Xbox Live è nato effettivamente qui Nella sua prima versione Ora ehm, aiuto Nel allora, modello, vedete qui questo qua è, è praticamente identico in tutto a parte il colore e sì. la cosa sono tutti uguali. Sì. E, però appunto è una macchina Come uscite. Una cosa, che, uscite... Molti, una volta, una cosa mm. che molti dimenticano è che diciamo l'evento, diciamo, l'arreggiamento a vento più è cominciato sì. dalla sesta generazione. Prima non c'era sostanzialmente no, esatto esatto. Fino, esatto cioè esatto. diciamo che è iniziato con Dreamcast Poi Play 2 e... È... Gamecube, Xbox, ma prima le console appunto come Jaguar, Play 1, Saturn, l'intero 64 non ne avevano essenzialmente no, bisogno, bisogno. E invece eh. da qui in poi eccetera, per esempio a tante persone non piace, e... a tante persone per esempio l'estetica rispondevo a morte ah, nera, no sì. ah, scusami a, a Beh, Garrison Code. Sì, no, Garrison Cade. Scusate, sono gli occhiali scuri, faccio un po' eh, di certo. profile a volte. però il personaggio è il personaggio. No, dicevo appunto. Eh, a qualcuno, per esempio, non piace il design. A me è sempre piaciuto. Per cui nel senso, io, però, appunto io sono anche di parte perché ormai sono talmente tanto abituato, ormai sì. da vent'anni a questo punto, a, a utilizzarla. Che insomma, che, che non ci faccio neanche caso. Anche perché è successore, quindi, è successore spirituale del Dreamcast, quindi. Sì, allora è considerato quello, in realtà sì, allora perché da un punto di vista eh, filosofico effettivamente riprende un po' Dreamcast nel senso che comunque eh, Dreamcast è stato un grande apripista per quanto riguarda l'online, non, non è stata la prima console a avere il servizio online, ci mancherebbe altro, però Dreamcast è stata quella che l'ha portata ovunque con, eh, il, cioè non dovevi più comprare un accessorio ce l'avevi già il modem sì. in quasi tutti i modelli inserito insomma, eh, esatto. chi ha 33 cioè, poi c'era anche l'adattatore Ethernet solo per il mercato giapponese qui chiaramente con, con la porta Ethernet si dice subito ok questa qui è pensata per andare, in insomma, per, andare insomma, per sfide in multiplayer, eh, diciamo certo. in remoto, non soltanto dal divano di casa. E, e niente. Quindi, questo è, il, diciamo, è quello che c'è. Ah, ehm, di cavi ce ne sono tanti! volevo appunto dire quello ce n'è un sacco. Da quella porta lì possiamo attaccare un cavo. Eh, per esempio, anche il cavo antenna, perché aveva solo il cavo antenna? C'è anche quello. A abbiamo il composito, abbiamo l'S video, abbiamo apposta eh, uno, uno particolare con S video e attacco eh, e, il coso e la porta ottica per sì. un cavo ottico perché. Perché, Dream, eh, perché Xbox è stata la prima console ad avere l'audio 5.1, quindi il, il sistema diciamo, audio completo nei, nei giochi a livello di console? Qualcuno vi dirà: non è vero, è stata. PlayStation 2 no, no, non è vero. No. PlayStation 2 aveva ha, la, la porta ottica dietro e ha il supporto sia per il Dolby Digital che per il DTS, ma per i film e a volte per le cinematiche nei giochi. Ma durante il gioco l'audio 5.1 non è vero. Non, non è la, la prima console ad averlo effettivo è stata Xbox è vero. e quindi questo esatto e tra l'altro c'è lo scarter RGB c'è il Component c'è lo scarter RGB in America. Qui purtroppo la versione qua nostra uh, no, nel senso che cioè, può inserirlo, ma nessun gioco la, la supporta. C'è anche il cavo Component perché questa console faceva già ehm, ha, nella sua ah, sì. libreria già diversi titoli che vanno eh, a risoluzioni più alte. Questo almeno per il mercato americano. Ah, sì. E' eh anche giapponese in teoria ehm, Quello europeo no Quello europeo diciamo no Però appunto oggi con Xbox modificata si può far tutto Quindi certo. non è un problema Quindi, anche se eh, quindi che succede? 480p, 720p alcuni giochi anche 1080 interlacciati Esatto Quindi diciamo il... Quasi tutti i giochi usciti Supportano il 480p Normalmente esce in 480i Ovviamente sì. Quindi in Europa è 480i eh, appunto, però, può uscire con, con il Cavo Component in 480p, in 720p, diversi giochi ce l'hanno e qualche sp sparuto titolo persino a 1080i. Per cui è una macchina che per l'epoca in cui è uscita, sicuramente si poneva su una categoria superiore alla concorrenza da un punto di vista tecnico. Decisamente con questo, per esempio, anche il GameCube ha un hardware molto interessante, ah, sì. eh, però. Chiaramente no, non arriva a questo, ecco, eh, diciamo qui... che è appena sotto, rispetto a lui, nel senso. Sì, è no, abbastanza sì. sotto, però diciamo è molto sopra PS2, ah, sì. nonostante oggi la gente continua a dire che il, la PlayStation 2 è più potente del GameCube. No, no non è vero. assolutamente non è vero, vero. No, no. mi dispiace, è che il GameCube, chiaramente bisogna vedere i titoli che lo sfruttano a modo, eccetera, come Xbox. Quando Xbox ha avuto le esclusive era, era un altro mondo, però a questo tanto poi ci arriviamo. Sì. Per cui questo è... Ovviamente all'inizio la macchina è uscita con un pad che, che, che è Facciamo molto vedere. grande, chiamato Duke esatto, fallo vedere. Vai, mm. sì, 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 se ce l'hai si fa vedere. Chiamato Duke, che è stato oggetto di molte ritiche, perché è effettivamente molto grande. Io vi dico la verità: io questo pad lo adoro, ma è un problema io. mio. Sarà perché ho le mani grandi e quindi non è adatto per tutti i generi. Ma per esempio, per gli FPS e per i giochi di guida, io lo trovo eccellente, ma è enorme. Quindi, sì, è. tanta gente Guardate la mano, cioè, è esatto. Cioè, guardate. Esatto, come potete notare il layout è quattro tasti, un po' come quelli Dreamcast, eh, diciamo quindi sono giallo, rosso, blu e verde, il tasto start il tasto select al centro, due analogici, quindi uno sopra e uno sotto, che poi tra l'altro oggi cioè il, il layout è rimasto lo stesso, eh, poi per, diciamo anche per i successivi modelli di Pad Xbox, cambiata un po' la forma e le varie cose, ma più o meno ci sono quei due tasti bianchi e nero sopra, questi qui. E poi ci sono due trigger sotto. Sì. Ah, sì, certo, e il tastierino, cioè il, il classico. I pad, Che non è qua. un granché trigger qua. esatto e due trigger dietro. In più sopra, un po' come Dreamcast, ci sono praticamente degli slot per inserire magari memory card o cose particolari. Esatto. Perché c'è anche questa possibilità. Io, io ce l'ho. Perché giustamente ce l'ho anche io sulla console un... esatto. Diciamo la, la console salva su una memoria interna. Eh, quindi. Su hard disk interno Che era diciamo che, che era dato di default Tra l'altro fa ridere Perché in realtà alcuni modelli di 360 che, che la console dopo Sono usciti con la memoria interna Di 256 mega senza hard disk è E vero. questa invece di stock aveva 8 GB E è quindi vero, è, 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 è fantastica Però appunto Uno dice, dice giustamente Ma se io ho un salvataggio Come faccio a portarla a casa Beh. di un amico C'erano anche le memory hard esatto. E c'era persino lì, Esatto, no, 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 lo metti lì, lì nel pad e via sì, la, la inserisci la, la schedina e poi dalla dashboard. C'è esatto. la gestione di memoria che, che fai copia e incolla. Da hard disk, esatto, esatto, esatto. E poi, in giro. Esatto. E, e poi, poi e... questo pad ha la vibrazione nativa integrata, certo. Il ah, sì, certo. Sì. Ov ovviamente hai sì. Rumble. E ha anche una cosa interessante che è un cordino sì. di sicurezza. Perché ora, ora che voi tirate in terra. la la console è difficile. è difficile Visto il peso Però per eventualità c'è un cordino Che si può in, in, in emergenza Separare, a me è successo a volte Esatto, in modo da non Rovinare poi eh, appunto il, Nel pad, nella porta Poi eh sì. il, esatto, eh sì. Questa è la chicca solo di Microsoft eh? Esatto, sì, questa è una cosa molto carina. Sì. E niente appunto. Dopo questo modello di pad, ne hanno fatto uno più piccolo che poi è diventato lo standard, che comunque è un ottimo pad. Oggi che è, appunto è crystal, esatto, il, il pad. S. Questo è nella versione Crystal, eh, vedete, ha, ha le stesse cose. Soltanto che i due molto i, più in bianco esatto è più piccolo. Lo start e il select sono a sinistra. Diciamo accanto al, al d-pad, e a destra c'è appunto messi giù il, il nero e il bianco. Però, per il resto è sì. molto simile, Poi, soltanto è molto più piccolo. Coi tasti, è... tasti tondi, esatto. Ce li è gli esatto. uguali? È un po più perché incavati? Invece l'altro ce c'era uno incavato e uno, e uno tondo leggermente, già. sì, esatto, poi, è una cosa particolare e poi il D-pad. Questo, questo è diverso. C'è la croce invece. Il -pad, è... Allora, esatto, il D-pad, devo dire che questo è migliore. Eh, Ora, sì. io penso che sono riuscito a fare tutte ai tempi, tutte le combo di Mortal Kombat Dead Alliance, che c'era la, la cosa, il, il training dovevi fare tutte queste combo lunghissime sì. per col D-pad. Del, del Duke, quindi <ride> del pad gigante Quindi è fattibile Però effettivamente questo sarebbe stato eh, Molto sì, sì, più molto pratico penso, Poi c'è il trigger anche lui, vibrazione Sì, ah, sì, sì è, è identico poi Però appunto è una versione rifatta insomma. vibrazione la vedete Ora, qua, sentiamo. vedete il rumble Vedete che c'è trasparente Si vede dentro allora, no, Igor, come mai ci lasci? Che prima aveva detto che era stanco Dopo. Ah, <ride> sei detto, stanco? Me ne ah, vado okay, okay, okay. per non rompere le balle. Comunque, hai detto tante cose interessanti, eh? Cioè, non hai mica rotto le balle, eh? No, ora, più. appunto, ora, ora, scusate se, appunto, sono andato a diritto un po'. Eh, allora, dici la cosa bella della. Dice Igor la, la cosa bella della prima Xbox è che anche se è basato su componentistica modificata di un PC avendo un Windows 2000 pesantemente modificato, faceva già i giochi molto bene. Questo è vero, è vero, una cosa strana a differenza, appunto, eh. poi di Windows in se stesso. È vero, esatto. è vero. Sì. e no, effettivamente come ottimizzazione il team della RTX aveva fatto un gran lavoro. Da e... RTX9, esatto, scusa. eh? Usa DirectX 9 o 8, non mi ricordo più. Non, non ne ho idea. No, ma è una cosa proprio specifica. Sì, non so di specifico, questo non lo so. Mm. E... Esatto, sì è vero, ha ragione Igor. La, la porta dietro è chiamata porta multi, -AV. multi -AV. E... Sì, okay, anche... yeah. No, Allora, ovviamente anche, anche PlayStation 2. E Gamecube potevano andare online. Questo è vero, come dice giustamente Mortenera, lui parlava del Gamecube. Il problema è che il Gamecube era un afterthought, come si dice. Eh, tra l'altro, se recuperate anche l'approfondimento la abbiamo fatto sul Gamecube sul canale mm. di Igor, sì. eh, Allora, in, in realtà, Nintendo non aveva neanche dei server suoi. Cioè, chi, chi faceva titoli online, come ad esempio Fantasy Star Online, appunto citato di Sega, che è uscito anche su Xbox, tra l'altro. GameCube Sega do doveva tenersi aperti i suoi server, non c'erano i server Nintendo. Cioè, sì. Capito? Per cui quasi nessun gioco ha avuto l'online su, su GameCube. Su PlayStation 2, qualcosa c'è stato. Un po', sì. sì ci sono stati sì. diversi titoli. Non in Europa. In, no, no, no. in Europa online non c'era. Esatto, non c'era, però c'è. Ma era. Anni luce indietro, Xbox, è stato, diciamo, il, um, Xbox Live è stata certo. una vera e propria rivoluzione. Quindi, Aspettino. da questo punto di vista, diciamo, il gaming moderno, eh, per quanto riguarda la parte online e tutto, nasce qui. Assolutamente, sono e, e un'altra cosa che ci hanno dimenticato di dire: detto anche il memory card, eh, ma di altri accessori. Vabbè, ci sono le solite cose, il volante, varie cose. Cioè... Esatto, ci sono, esatto, ci sono volante pedaliere. Eh, c'è un, un joystick, quello apposta per i simulatori sì. di volo, eccetera. Io ce l'ho di là. Quello quindi quello sì, c'è diversi modelli di pistola, anche se i titoli poi che la utilizzano non sono poi tanti, anzi, sono pochi. Sì. Eccola qua. Questo è uno dei, esatto, dei modelli. Io ho la beretta della Trasmaster. Sì. e ci sono va sotto, vari modelli. Eh. Esatto. Poi abbiamo varie cose eventuali. Per, per esempio, una cosa che all'epoca fu molto criticata e eh, in parte anche eh... sì, è, è vero, Mortenera e Nintendo fa ancora schifo. Per i cose online. Io sono diciamo da. <ride> Personaggio sono anti Nintendo quindi sì. eh, capito mi inviti a nozze ma non raccoglierò la cosa se no poi inizio sì, comunque si la... sì, hanno i server del, dell'85 ma non, non è colpa sua. Nonostante, nostra. nonostante tu ami Nintendo 64 ti piace, no, esatto. No, in, in realtà per e il cioè, giusto per dire, no, esatto. Io ho, ho tante console Nintendo che mi piacciono, non mi piace molto la compagnia, poi certo, ma diciamo, Microsoft è la compagnia al mio. Diciamo su, su, per quanto riguarda i pc e eh, il regno del male, no, però, nel senso, però, <ride> sì, sì, da un certo sì. punto di gaming mi sta leggermente più simpatica, ah, Nintendo sì, mi è sì. sempre rimasta un po' così, però, però per esempio appunto il GameCube è un console che, che amo tantissimo, in, in testa 4 mi piace, insomma, diverse macchine della Nintendo io le, le apprezzo molto, quindi figurati, sto anzi sto anche rivalutando nel tempo anche la Wii giusto per dire comunque è una console che effettivamente di, di qualità sotto tonnellate di immondizia ne ha tantissima in realtà sì, sì, eccetera anche però appunto però vabbè peccato per certi problemi eh che... no la Wii U è un po' così poi è stata co costruita anche non proprio benissimo neanche quella so. infatti ora stanno morendo tutte lo so. io ne ho comprata un, una apposta ed era sì. morta eh, esatto. eh, lo so, lo so, bene si tipo. parte benissimo esatto quindi boh, si spera di ripararla prima o poi buonasera, eh, buonasera rava buonasera buonasera rava. E... Sì. No, poi niente, appunto. Io intanto, però, io intanto ringrazio Igor per le informazioni. Spero che sia ancora qui con noi. Se no, appunto, se poi era stanco, vi consiglio di andare a recuperare il suo canale. Non perché intanto no, no. ci vado ospite anch'io, ma in generale, certo, eh, certo, per gli approfondimenti, certo. tanto anche il nostro appunto eh, insomma a, 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 anche il nostro demiurgo insomma ci va spesso da se, 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 ci collabora spesso con igor quindi sì, no, ma è ma cosa abbastanza. Un po che non lo sento so che è molto impegnato ultimamente sì, eh, però sì. vorrei tanto fare qualche video ancora con lui insomma perché... esatto esatto perché per esempio il nostro e, video eh... sul saturn era stato veramente sì, questo è stato molto bello, sì, sì. sì vero. Infatti, sì, anche io sì, l'ho guardato molto volentieri. Niente, dico. allora, dicevo: una cosa per cui fu molto cri criticata Microsoft fu il fatto che di default Xbox, che tra l'altro ha un ottimo, eh, diciamo, un ottimo software per la riproduzione dei DVD, quindi sì. dei DVD video, film. Devo dire che ha un software. Eh, anche se i lettori D ahimè, sono la parte più debole della prima Xbox, infatti, spesso si, si rompono quelli, ah, sì. eh, sono, diciamo, la parte meno resistente. De de devo dire, ci sono due o tre modelli, alcuni, molto mu veloci. Era il fatto che se tu compravi la, la console di base, non potevi guardare i film in DVD per vederli, dovevi avere per forza. Eccolo qua. Wow, ora mi cade. Dovevi avere per forza questo simpatico oggettino qua, non so se si vede, eccolo qui, ah. da inserire in una porta e poi il, il telecomando. telecomando. Eccolo qua, il telecomando ufficiale. Se tu non inserivi questo, in realtà questo in, in realtà era solo un passante, in realtà tu lo potevi già fare, ma era bloccata Sta cosa se non compravi mm. quello. E questo mh, non piacque molto, fu criticato perché invece, per esempio, su PlayStation 2, anche ah, se sì. c'è un telecomando ufficiale per i DVD e tutto, puoi, puoi usare tranquillamente il pad e, va, insomma, e, e riproduci i film. Quindi qui diciamo che l'hanno fatta un po', insomma, un po' così, ecco. Eh, però, vabbè, a parte quello, però, appunto, poi come lettore DVD l'ho usata tanto. E, insomma, sì. i film si vedono bene, ha un software molto buono. Ovviamente, sì. se la modificate, non serve più il, il telecomando. Questo mi pare chiaro. A parte, sì. oggi, ahimè, i DVD si, insomma, si guardano noi appassionati di, sì. di vintage sì. e, e, e tanta gente ormai. Sì. Se l'hai dimenticata, di roba per mm. guardare il film, sì, di esatto. Caso, no, automati, no, no, ma, no, esatto, esatto, No, però, appunto, io ho una collezione di DVD, eh, appunto, fatta negli anni, enorme. Quindi, da qualche parte li devo pur guardare. Ah, sì. E qui, insomma, in generale, quando mi. Qui, vabbè, qui, qui dicono che. Va bene, intendo. Guarda, Mortenera, ti do anche questa notizia sulla Wii U cioè che le Wii U che sono rimaste spente per tanto tempo possono no, non riaccendersi ah, più sì, sì. perché c'è un problema e dicevano appunto eh, che quelle eh, che, che rimangono spente per più di 2-3 anni o roba del genere rischiano poi di non cioè quando le riaccendi sì. di fare schermo nero quella che ho acquistato io era una che non era stata più accesa da un po' di tempo e e, e quant'altro, quando sono andato a accenderla era morta eh, per dire per cui no, a, attenzione ai possessori di Wii U, vi dico accendetela ogni tanto, se no sono guai eh, sì. eh, così almeno esatto, è il discorso Dicevo e quindi niente appunto, oltre a questo ci sono anche delle cose particolari, ci sono dei controller unici, eh, come per esempio quello di Steel Battalion sì, di Capcom, vorrei. che è il controller penso più grande mai fatto da un punto di vista commerciale almeno per console che io sappia che sì. è praticamente un, un mostro, è praticamente un immaginatevi una plancia grande come un tavolo con una quarantina di, di tasti due, adesso, adesso due. io faccio sparire un attimo uno perché lo faccio vedere Insomma, esatto, fallo vedere per così almeno si capisce sì, eh, sì. eccetera eh, due joystick tutta una serie di tasti che si illuminano tutti eccetera. e, e una pedaliera per un simulatore di Mac quindi di, di robottoni eh, esclusivo per la Xbox chiamata appunto Steel Battalion. Questo controller funziona unicamente con Steel Battalion e la sua espansione online chiamata la Line of Contact e niente appunto. E quindi è, è, è una bestia. Questo, no? questo era, il, questo era il gioco e questo invece è il controller con la pedaliera. Guardate che roba ragazzi. Esatto, è bellissimo. Io ce l'ho e sono un grande. Sono contento di averlo sì, certo, ce eh, lo recuperai ai tempi e tra l'altro ho anche rischiato di, di vedermelo rompere uno dei due joystick perché lo portai a un Firenze Vintage Beat e un ragazzino cominciò a fare... Tra, tra, tra... No. Mi fermo, mi fermo! Fermo! Perché poi dopo come... no, e infatti poi non l'ho più portato. No, <ride> portato volta, no, no ma Come mi ricordo lì a Firenze Vintage Beat l'altra volta quando c'ero io che c'era un ragazzino o due, ti ricordi, che si erano seduti a provare... Il jaguar Gli si era intorcigliato intorno alla gamba, il cavolo. E io fermo, che te fermo, fermo. Sì, esatto, <ride> fermi e eh, vabbè, ma quello è normale. Ora io, diciamo, io eh, apprezzo molto il partecipare alle mostre espositive e far provare le macchine, far divertire le persone perché è giusto che tanta gente le viva no? queste sì. cose, eh, io... è... però è anche pericoloso a volte perché potrebbero romperti eh sì. tutto ah, e quindi sì. insomma è anche un, un pericolo insomma. Certo. E... Niente, e volevo, volevo aggiungere come cosa che uno dei, uno dei difetti più gravi a livello di hardware dell'Xbox è il condensatore della batteria dell'orologio. Ah, è vero, sì. Questa sì. è una roba. Infatti vi consiglio di toglierlo perché di guardare dentro perché rilascia l'acido sulla scheda e ve la può distruggere, diciamo, nel senso esatto esatto. Ma tanto non è una cosa. Che tra l'altro è un problemino che ci può essere anche sul Dreamcast, nel senso che anche lì c'è una batteria ricaricabile Però sul Dreamcast è più difficile che rilasci acido. C'è una batteria tampone. Sì, è vero, è vero. Sì, c'è una batteria tampone, quindi non succede Io niente. lì ce l'ho cambiata, c'è appunto... quella ricaricabile. Sì. E ora infatti, io No, ora devo aprirle anche io le, le, le Xbox per dare un po' un'occhiata perché anch'io eh. mi fido poco. Io ne ho aperte due e tutte e due avevano l'acido riversato. Allora, io so che c'è l'ultimo modello, dovrebbe essere la 1.6, che non ha questo problema. È l'unica, mm. però, perché le altre avevano, usavano un sì. condensatore di scarsa qualità e, e si riversa l'acido, perde l'acido, ma ve ne accorgete perché esatto. c'è questa macchia sulla scheda. Basta tirarla via con dell'alcol, isopropilico pulire bene. E basta. Sì, 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 sì. Però sono bisogna stare attenti. E niente, insomma, e quindi questo è un po' il discorso. Beh, poi ci ricordano di un e... 3 per Xbox, che era una conversione. Esatto, E ora esatto. Adesso, adesso allora... dobbiamo parlare dei giochi se abbiamo finito con accessori esatto. Allora, sì, que sì, questo è un po'. Allora, che è successo? Xbox eh, non ha chiaramente raggiunto minimamente le vendite di PlayStation 2. Ci mancherebbe altro. Che erano. Che a, a tutt'oggi è, è la console più venduta di sempre. E... Però, appunto, però, con i suoi più o meno 24 e rotti 25 milioni di, di macchine è riuscita, per esempio, a superare il GameCube, che per una nuova arrivata sul mercato non è poco, oh, ovviamente sì. ha pagato scotto in Giappone dove non l'ha comprata praticamente nessuno, nonostante Microsoft ci avesse provato in tutti i modi anche a far uscire diverse esclusive. Diciamo unicamente giapponese e quant'altro, però in, in, in America è andata forte, abbastanza forte, in Europa abbastanza. E niente, appunto, Questo, quindi, che è successo? Questo ha portato la macchina a avere un, un, un ciclo vitale di circa 4-5 anni perché poi Microsoft nel 2005. Eh, si è affrettata a annunciare Xbox 360 perché aveva paura di PlayStation 3. Poi PlayStation 3 è stata ritardata, quindi sì. eh, in realtà Microsoft è arrivata in corsa. Costruendo tra l'altro le prime Xbox 360, come ben sappiamo, eh, malissimo visto che poi quasi tutte ah, bruciavano, sì. esatto, il famoso Red Ring della morte, no? sì, l'anello rosso della morte, sì, sì. Red Ring of Death, eccetera, proprio perché Microsoft cer ha cercato di battere sul tempo Sony con la PlayStation 3, eccetera, per cui in realtà Xbox diciamo, ha avuto tempo di brillare ma è stato diciamo però ha avuto un ciclo di vita non così lungo come siamo abituati oggi più, più, molto più corto ed era una macchina secondo me che poteva dare ancora molto di più però poi chiaramente certo. eh, chi chiaramente diciamo Microsoft ha scelto un'altra via tra l'altro nel 2010 se non mi ricordo male eh, i server della prima Xbox quelli de mm -hmm. dell'Xbox Live appunto sono, sono stati spenti sì, è vero i ero... server amatoriali o sbaglio sì, oggi, oggi stanno rimettendo su un impianto apposta, ma appunto ancora, insomma, ancora non c'era mo, modo. È anche vero si possono, per esempio, se avete degli amici volete fare un LAN party o l'Xbox, si mm. possono collegare in alcuni giochi fino a 16. Mi Xbox tutte insieme, <ride> sì. eh, per fare tipo Lampart, però effettivamente con una. Una struttura server è, è, è meglio sì. Ma purtroppo appunto Nel 2010 Microsoft spense Il primo Xbox Live Io tra l'altro eh, era abbonato dal, dal 2005 Pagavo no. 60 euro l'anno E pensate sì. ai tempi Era una cosa nuova E quindi buona parte dei DLC che c'erano all'interno dei giochi erano gratuiti. Eh, Pensate sì. voi, eh, pagavate sì, 60€ l'anno i DLC? Erano gratuiti. Altri ce alcun... sopra anche a Esatto, e tutto. alcuni erano già a pagamento. Per esempio, alcune macchine di Project Gotham Racing 2, eccetera, eccetera. La cosa brutta è che poi, insomma, spegnendo poi i server, tutti questi DLC sono andati giù e sono spariti. Ma per ah, fortuna sì. la. La santa comunità dei, dei pirati ha salvato tutto il materiale. Quindi oggi eh, se sì. vogliamo installare questi add on eccetera, sulle Xbox modificate, si può certo. fare. Ultima caratteristica interessante della macchina, unica, devo dire che ho apprezzato tantissimo. Tra l'altro, è il fatto che tu possa inserire un CD musicale all'interno, e oltre che ascoltarlo, copiarlo eh. sull'hard drive, quindi sull'hard eh, disk sì, e riutilizzare e Riutilizzare le musiche all'interno di alcuni giochi che supportano questa, questa possibilità, sì, e sì, ti assicurano una cosa bellissima. molto esatto. Ora, non tutti i giochi, ovviamente, hanno questa possibilità, ma diversi ce l'hanno, ed è una bella cosa, cioè, sì. che ne so, volete correre con, con i Tears for Fears, volete <ride> so, prendervi a, a sportellate o a cazzotti con sotto gli Alan Parsons Project, fate eh, voi va, cioè, nel senso, eh, a vostro gusto, a sì, vostro sì. gusto certo. E... certo, e aggiungiamo anche un'altra cosa che mi è venuta in mente c'è appunto sì. come te quella cosa lì delle cartelle che poi andare a metterci brani, dei dischi che hai copiato sì. ti qui parlano di sì, Half-Life sì. Half 2 sì, Dino che siamo nascosti da, da Chrome. No, ma prima un secondo, quando ho messo i giochi. Ah, ok, no? ok, ok, ok. Adesso è okay, già okay, risolto. Okay. No, no, non preoccuparti. No, volevo dire un'altra esatto. cosa dell'Xbox adesso, però, mi, mi è sfuggita un attimo. Ah, volevo dire sì. una, una sì. cosa: perché magari qualcuno può darlo per scontato. Che appunto la live l'abbiamo detto. Funziona per pochissimi giochi. Sì Praticamente è quello principale di House of the Dead è 3, House of Dead 3. E poi esatto. c'è anche un altro che adesso non mi ricordo, ma hanno sparato tutto. Mi ti... sembra per. Eh, allora per Star Sketch, di sicuro. E poi per. Quello eh... che vendevano il cannone della Xbox. Una... Ah, Coso, ma dici S Silent Scope? Bravo! Sembra. Sì. 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 sì, ecco, però bisogna ricordarsi che se voi avete l'Xbox modificato col component, se dovete usare la pistola ottica, innanzitutto si può usare soltanto su CRT. E è la dire. Ah sì, questo sì. Come Quindi senti, dovete sì, mettere sì. la risoluzione non in progressiva in 480p, ma dovete metterla in 480 e Giocate su un CRT, altrimenti non vi va la pistola Questo lo volevo dire. Eh sì, perché... È vero, è vero, è vero, è, vero, è, vero pensa, è vero, bisogna fare questa cosa. Cioè io, per esempio, ho il compliance ho l'Xbox modificata. Eh, quando voglio giocarci, mi devo andare nelle opzioni, mettere l'interlacciato e giocare su CRT. Altrimenti non va. Ovviamente. Basta esatto, una piccola esatto. cosina per specificare. Esatto. E niente, esatto. sì, ma sì. ecco esatto. Come si dice, una console senza giochi non ah, è cioè. una console, giusto? Ah, sì. Allora, quanti giochi ha Xbox? Quanti giochi ha? Beh, vi sorprenderà sapere che Xbox ha più o meno. 990 titoli quindi Accidenti. si parla di quasi 1000 titoli Accidenti. ovviamente con alcune esclusive regionali questo ovvio e quant'altro però insomma è una lista bella, bella soda ora non arriva ai livelli di quella della PlayStation 2 eh, ci cioè, mancherebbe ne ha 3000 e passa però diciamo che ha una lista bella bella, bella numerosa sì. e, e, e e bella nutrita e niente quindi cosa c'è di Diciamo di titoli, allora, innanzitutto, titoli di terze parti dell'epoca ce ne sono tantissimi, veramente tantissimi. Quindi, se all'epoca eravate eh, comunque la sceglievate, buona parte dei titoli sono stati convertiti poi per Xbox, di dicevamo anche titoli magari giapponesi come ad esempio appunto Silent Hill 2, eccetera, sì. eccetera, o, o Metal Gear Solid 2 e quant'altro, o Silent Scope, insomma un po' di tutto. Di titoli sicuramente non mancavano come conversioni, spesso le conversioni erano migliori a livello tecnico rispetto a quelle della concorrenza. Quasi sempre, quindi che fosse, ne so, un Beyond Good and Evil, certo. eh, tu, tutto quello che volete, Ce n'è ce ne sono veramente tantissimi. Beh, ovviamente il Rava, Rava ci chiede: anche il titolo, anche il parco titoli di Xbox era pieno di spazzatura come quello della Play 2. Eh? No, ci sono molti meno titoli, quindi c'è molta meno spazzatura, eh, sì. questo è chiaro. Sì. Eh, diciamo che PlayStation 2, essendo la più venduta e, e di parecchio, per forza di cose, eh, aveva eh, sì. eh, chiaramente molto più, molta più spazzatura, come è successo anche alla Wii, quando una sì. console è così tanto venduta, è, anche è, normale, DS, è normale. Eh, anche DS. O anche il DS, esatto, anche il DS pieni, pienissimo di spazzatura, eh, ma è normale, questo è normale, sì. i famosi... Shovelware ci sono ovunque, c'era qualcosa anche qui a voglia, Insomma sì. è soltanto giochi belli, sì. però insomma diciamo che ce ne sono tanti. Eh, le confezioni, come potete notare, ecco per esempio ne prendo una a caso, Tanto qui in edizione particolare, questo è Street Fighter Anniversary Co Collection. Mm -hmm. Aspetta è che ho perso te, vediamo siamo. Ti perso, ti ho perso, sono rincoglionito io, <ride> aspetta. Ah, ecco qua, no, mi, ha, mi okay. ha messo Discord a parte. Dicevo, okay. questo è Xbox Anniversary Collection. Per esempio, questo qui è, proprio, è una confezione classica. Qui c'è il logo Xbox, eccetera. Mm -hmm. la, la scatola è verde. Come, come vediamo, non verde trasparente come quella della 360. È vero, questa è la, più la differenza, sì. Esatto. E dietro ci sono tutte le informazioni varie, potete notare. E qua sotto, di sotto ci sono le varie feature eh, sì. possibili. Per esempio, in questo caso qui abbiamo il Dolby Digital in, in gioco c'è scritto giocatori 1 e 2 mm -hmm. poi abbiamo online multiplayer eh, voce supporto per gli amici e per le classifiche online quindi ora qui chiaramente non c'è più l'online ma insomma certo. questa è un po' l'idea certo. quindi, quindi diciamo quindi, quindi come sempre è tutto verde dentro quindi queste le riconoscete oggi purtroppo cercare anche i giochi usati non è facilissimo no. soprattutto ma magari su ebay perché ormai tra Xbox un tempo la chiamavano Xbox One in inglese, sì, sì. poi è uscita l'Xbox One eh, è, sì, sì. è diventata OG Xbox OG Original Xbox. Xbox. Sì. Esatto, però è un casino a volte sì, trovare i titoli. Diciamo che Microsoft con niente. i nomi, anche ultimamente, poi c'è la One X, la serie X, c'è un casino. Yes, che... Esatto, allora, <ride> allora, con i nomi hanno, ha, hanno fatto un disastro, però sì, quello, vabbè, sì. lasciamo perdere. So, sono stati veramente dei, dei rintronati. E niente, appunto. E quindi questa è come è fatta una confezione. Ora, parlando di giochi, ora, sicuramente il genere meno rappresentato sulla macchina sono i JRPG. Sì. I JRPG effettivamente c'è poco. Ci, ci sono dei... dei dei titoli simili a RPG, eh, però sviluppati in Occidente. Mi viene in mente, per fare un esempio: appunto, vabbè, il buon vecchio Gen Empire della, de, della Bioware che era tra l'altro un'esclusiva. Su Xbox, appunto, a, almeno a livello console, mm -hmm. eh, mi, mi viene in mente: Che ne so, mi viene in mente Il Signore degli Anelli, la, era, la, la Terza Era, no? La mi sembra era, sì, che sì, anche sì. quello è, è, un, è, è esatto, è un, mm -hmm. un, una sorta di RPG, insomma, certo. e quant'altro. Insomma, ce ne sono diversi, però, chiaramente, titoli proprio giapponesi usa di JRPG c'è poi li, li trovate molto di più eh, su Gamecube e soprattutto su PlayStation 2 dove sono usciti a, a valanga sul resto abbiamo veramente tutto quel che si vuole quindi abbiamo dalle avventure grafiche agli FPS ai giochi di guida, tantissimi giochi di guida tanti giochi sportivi Burnout, eh, Action Burnout Adventure 3, Burnout 3 è una meraviglia Esatto, tutta la saga di Burnout ovviamente è multi piattaforma, almeno, cioè, almeno sì. i primi due erano anche su GameCube e poi basta. Poi, eh, appunto, il, sia il 3 che il, il, il Revenge sono appunto anche su Xbox, quindi 1, 2, 3 e Revenge su Xbox li trovate tutti e sono generalmente molto meglio che sulla concorrenza a livello tecnico. Sì. E, sì. Sì. Non, nonostante, sì. esatto. Nonostante devo dire, di solito i titoli EA, quindi diciamo quindi Electronic Arts ora quello è Criterion, però insomma, nonostante i titoli Ele Electronic Arts in generale, spesso non sfruttassero poi così tanto la macchina. Sì. Spesso i, i, i porting erano, cioè, erano molto tranquilli, ecco, va, diciamola sì, così, sì, sì. E, e, e niente, appunto. Quindi, qui qui quindi questo accanto a questi titoli qui abbiamo tutta una lunga serie appunto di mh, per esempio se vogliamo parlare solo di esclusive come dicevo a parte Steel Battalion che abbiamo citato prima ovviamente eh, di Hapcom. abbiamo eh, ovviamente vabbè, Halo e Halo 2 questo mi sembra mi sembra scontato mm. che, che all'epoca furono chiaramente tra i titoli più venduti no, uh, Halo 2 è stato il gioco più venduto per la prima Xbox in assoluto e poi abbiamo per esempio, come qualcuno ha fatto giustamente notare, tanti titoli Sega o Sega eh, ce ne sono veramente, vera, veramente tanti. Eh, Tant'è che, appunto, qualcuno ha detto sì, è un po' diciamo come, la, come fosse un prosieguo di, di, sì. di Dreamcast. Ed è sì. vero perché alcuni titoli, magari, come per esempio Gun Valkyrie che erano cominciati su Dreamcast, sono stati finiti poi su, 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 su Xbox. Sì, Quindi poi, ab abbiamo. Esempio, Panzer esatto. Dragoon Horta Valt esatto, esatto per esempio ora Ganvalcari è un titolo particolarissimo, un sistema di controllo molto molto, molto particolare eh, neanche tanto facile, però è bello è veramente un gioco interessante, abbiamo ovviamente Panzer Dragoon Horta che è uno dei miei titoli tra l'altro preferiti eh, nonché sì. uno dei giochi nel senso, è una saga tra le mie preferite di sempre, quindi io non sono oggettivo però l'Horta è veramente un gran, un gran proseguo sì. della, insomma, della, della serie Abbiamo ovviamente GetZ Radio Future, che è il seguito sì. di, di GetZ Radio, abbiamo Crazy Taxi 3, insomma di Sega ne abbiamo tante, abbiamo Sega GT 2002, insomma eh, ne abbiamo sì. diverse di esclusive interessanti sì. fatte appunto da, da Sega. E ovviamente Sega ha anche prodotto due grandissimi action in terza persona esclusivi per, per Xbox sviluppati guarda un po' dalla buona vecchia From Software, gli mm -hmm. amiconi dei Souls eccetera, perché ci sono due action adventure chiamate Otoji e relativo seguito, Otoji sì. Otoji 2, Otoji Myth of e... Demon e Otoji 2 Mortal sì, Warriors. Esatto. Sì. Warriors esatto, che sono due action adventure meravigliosi esclusivi per, per Xbox che a livello tecnico la sfruttano e come, e lì vedete la differenza o con la concorrenza ah, dove sì. praticamente noi siamo un, un guerriero Giapponese eh, diciamo, mh, caduto durante un'invasione di, di, di entità di demoni, di spettri, causata, tra l'altro, da una scelta fatto proprio lui, che viene riportato in vita da una misteriosa principessa, che in pratica ci, eh, ci dà il compito di ehm, appunto di. Distruggere e fermare ovviamente le forze del male. Quello che è interessante è che i livelli sono molto grandi, ampi e hanno tantissime parti interamente distruggibili. Quindi sì. il terreno si deforma se ci schiantiamo sopra un nemico, possiamo abbattere muri, tutto insomma, eh, tanti livelli hanno una struttura così. Ed è un gioco veramente spettacolare, molto difficile, in, in, diciamo come la Front Software ci ha ovviamente abituati. Ma è, è è veramente un gran gioco quindi quello ve lo straconsiglio abbiamo sì. ovviamente al, all'epoca erano erano esclusivi anche eh, a, ad esempio gli knight of gli, ehm, gli star wars knights of the republic sì, non no? per dire sono che sono due eh, due giochi di ruolo eh, appunto il primo della Bioware il secondo della come si chiama della, mh, eh, ora ora lo dico ehm eh, eh, obsidian Obsidian sì, eh, esatto, o obsidian. e Quindi ah, anche quelli appunto ora. Appunto mi, mi vengono in mente leggendoli qui. Eh, diciamo i poi un altro RPG Era Brute Force so, no. Brute Force è, è un action in terza persona a squadre. Ah, tra l'altro, della stessa eh, esatto, tra l'altro dalla della Digital Envil. Quindi, praticamente. Sì. Era um, la cosa, l'azienda la, quella di, di Chris Roberts, quello mm. diciamo, che ha creato Win Commander ai tempi, altra mia saga che amo mm. tantissimo. Che poi aveva fatto Star Lancer e Freelancer, proprio in, in, eh, e sia Freelancer che Brute Force in accordo con, con Microsoft. Non è un gioco. Perfetto, ma è un action comunque in terza uno uno shooter in terza persona a squadre, eh, insomma, a squadra, nel senso quindi sì. noi controlliamo ehm, quattro membri, diciamo, della squadra e tutto il resto eh, è ben fatto però, è abbastanza divertente, insomma, bello anche sì. le, le ambientazioni, sa un po' di, di Star Wars, ecco, come sì, tipo sì, di ambientazioni, sì. molto carino, molto poi, carino, poi quindi perché, anche quello perché è appassionato c'era un gioco di Yu-Gi-Oh che è uscito solo per lì. Ah, sì? sì, questo si chiama -Oh! L'alba Do... De... del destino. È soltanto uscito soltanto per Ah, -Oh! sì? sì, Perché magari Ma pensa se... come... è solo lì. È strano perché è un gioco di Yu-Gi-Oh con Mike. C'entra poco, però invece c'è. Ma pensa te, vedi. vedi, eh, vedi io non ce l'avevo, non lo, non lo sapevo. sapevo perché a me piaceva giocare a Yu-Gi-Oh. Ce sulla PSP. Di solito è su roba Sony, invece è uscito anche lì. Eh vedi, vedi, ah, non, lo, non, non, è anche bello, non lo sapevo. È anche bello. Poi ovviamente abbiamo un'azienda che fin da subito ha supportato attivamente Xbox perché il suo, uno dei, insomma, il suo, eh, un'azienda, un team di sviluppo, il suo capo era un fan assurdo dell'Xbox, ovvero stiamo parlando ovviamente di Tecmo e più nello specifico del, del Team Ninja che infatti ha fatto, per esempio, questo eh. qui che è... Esatto, che è Dead Life 3, che era un titolo di lancio, non è il miglior gioco, secondo me, che hanno fatto. però insomma, è un titolo di lancio a livello tecnico impressionante. Qui, tra l'altro, notiamo, questa è la linea Classics: vedete come la Hits per. Per PlayStation anche su Xbox c'era una linea Classics per i titoli più venduti, come su GameCube c'era la Player's Choice: no? ognuno con ah, sì, la sua. Sì. E... Esatto. Quindi il buon vecchio Itagai ci ha regalato Dead Drive 3, Dead Drive Ultimate, che praticamente è una, è una collection con la, una, una versione totalmente rifatta da zero del 2 e l'1 che è appunto sì. l'originale uscito in sala giochi su Saturn e PlayStation, appunto, che però è praticamente quasi uguale al, all'originale, ma il 2 è totalmente diverso. E quindi anche The Dragon. E ovviamente Ninja Gaiden, Ninja altra Gaiden. grande esclusiva, esatto, dell'epoca per Xbox, difficilissimo, sì, lo sì, sì. Il piano 2, ma bello impegnativo, e eccetera, insomma. E l'altro suo seguito sulla 360 lo è ancora più impegnativo, comunque ha iniziato una nascere. Esatto, esatto è veramente esatto. Come giustamente esatto ora io non l'ho citato però ha ragione morte nera su Xbox non è uscita la prima versione occidentale ma la, prima vers... ma la versione esclusiva almeno per l'America mm -hmm. di Shenmue 2 è vero perché Shenmue 2 in realtà è arrivato in Europa su Dreamcast ma non in America eh. questo perché? perché eh, Microsoft fece fin da subito un accordo con Sega per, visto che Shenmue eh, mm -hmm. diciamo, ha venduto più che altro in America vi sembrerà strano saperlo ma ha venduto effettivamente in America infatti tutti si sono sempre chiesti perché il 2 in America non è uscito vabbè mm -hmm. che Dreamcast era già appunto stata dichiarata sì. morta quando è uscito sì. ma in Europa noi ce l'abbiamo, in America no perché avevano fatto un accordo, infatti Shenmue 2 è arrivato ovviamente anche in Europa per, per Xbox, ma appunto in, in America era effettivamente esclusivo perché lì il 2 non è riuscito su Dreamcast quindi sì. è e niente. E tra l'altro, all'interno all ha anche un DVD chiamato Shenmue the Movie, che praticamente eh, tramite le sequenze animate del, del primo gioco racconta la trama del primo, per chi non l'ha giocato ovviamente di Star Wars ci sono tanti titoli come dice giustamente Rava. Ci sono i meravigliosi Battlefront 1 e 2 che, tra l'altro, su Xbox erano anche appunto, diciamo, sì. erano, eh, andavano live ed erano a livello tecnico, su, insomma, su sì. un'altra scala. Ma, sì. ma c'è anche ad esempio un altro titolo molto poco considerato e molto bello, sempre strategico, in, un FPS in prima persona però anche questo molto tattico e strategico è, che è Star Wars Republic Commando. Non so se qualcuno se lo ricorda, che quello molto bello. Insomma, diciamo di, di Star Wars ci sono tanti titoli su Xbox, molti, molti piattaforma, ma insomma. Anche ma Star so. Wars Tecno... Obi-Wan. Obi ecco, quello è esclusivo. Non è un grandissimo no, gioco, è, è un titolo di lancio, però io l'ho finito molto volentieri. però è un, sì. è, 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 è un action adventure in terza persona. A Livello tecnico è abbastanza bruttino, però sì. è, cioè, è giocabile. A me, a non me è un cosa, piace mo, cosa piace molto di esclusivo. Quantum Redshift eh. mi piace molto, esatto. Molto bello. Bellissimo. Quantum Redshift, eh, esatto. È un gioco di corse alla, alla wipeout, se vogliamo, esclusivo. Prima, ed è veramente molto. bello. Me piace bello. molto. Ve l'ho fatto bene. Quantum Redshift, sì, sì. anch'io lo, lo straconsiglio. Molto sì. bello. Eh. Oppure per esempio, non lo so, ci sono qui stiamo parlando solo di, di esclusive eh, dell'epoca almeno abbiamo per esempio ehm... Beh, ah no fu... ecco sempre, ah, guarda, sempre di Siga c'è cioè un titolo che doveva uscire su Dreamcast anche quello poi mm -hmm. poi spostato di là recentemente ha hanno trovato la beta del, della versione Drinkas che, che è un po' diversa, mm -hmm. ovvero Togem Earl 3 Mission ah, to Earth, sì. no? il sì. terzo esatto, che è rimasto poi un'esclusiva della, de, della prima Xbox, molto carino per i fan diciamo, dei tempi del, del Mega Drive di ah, è vero. To Gem Earl, c'è cioè, esatto. anche, e... anche Coso, CO Conquer. Esatto, poi ovviamente che ha fatto Microsoft si è comprata Rare e questo mm. lo sappiamo bene. Eh, dopo che Rare ha litigato con Nintendo perché non, non è che Nintendo non avesse le, le sue colpe ecco, con, ah, <ride> con Rare, no. eh, esatto, diciamola così. Perché tutti dicono, Ah, è stata Microsoft a rovinare Rare. Ora c'è stato un periodo in cui Microsoft, comunque, ha, mh, diciamo, ha fatto fare titoli un po' così, so so soprattutto in epoca Kinect con la 360. Sì. Però, appunto, però effettivamente l'azienda poi è cambiata tanto, e già c'era stato un po' di, di, di problemi qui e là. E, appunto, Rare quindi è arrivata su, eh, appunto, su, su Xbox e ha portato ovviamente una versione rifatta di Conker mm -mm. eh, che è veramente, veramente molto bella. E eh, questo. Sì. Eh, sì però quello non, non è di loro no, no, Loro so... han, hanno fatto Diciamo solo due titoli mm. Per la prima Xbox In realtà tre però poi ve lo spiego meglio Hanno fatto eh, Un'esclusiva che è un picchiaduro ehm, Diciamo eh, A scorrimento Tridimensionale Anche questo che è rimasto esclusivo eh, da giocare con entrambi gli analogici chiamato Grabbed by the Ghoulies Bello. che a tanti non Bello. è piaciuto ma a me è piaciuto molto, ha un bellissimo stile grafico è molto divertente, ve lo straconsiglio dopodiché hanno fatto appunto Conker Live and Reloaded che è una versione rifatta di Conker per l'interno 64 con in più la parte anche per Xbox Live in realtà avevano fatto anche un altro titolo che era Cameo e Elements of Power che poi però fu spostato all'ultimo titolo di lancio su Xbox 360, è stato rifiutato Trovato e se avete un Xbox modificata, ci potete giocare, ah. eh, io ci, ci ho giocato fino a un certo punto, è praticamente identico alla versione per 360, è fantastico. Solo che poi, da quello che ho capito, a me mi crascia in, in una parte già arrivato a metà eh, e passa gioco. Quindi, questo ve lo dico come informazione di prima mano. Perché praticamente da, da quello che ho capito, essendo stato preso da unità di sviluppo, per alcune parti. Eh, richiede 128 mega ah, di RAM quindi okay. dice che sia così per cui a me in una, in una sezione che tra l'altro è bellissima da, da vedere e, e mostra davvero la potenza della, della, della prima Xbox crasha. Ho, ho, ho provato in tutti i modi ma crasha lo stesso okay, okay. quindi, quindi e esatto dice, però era... ci ricorda che purtroppo ha ricevuto anche titoli di AAA però terribili come Dino Crasis 3 della Capcom sì, certo, ovviamente, come ogni console ha ricevuto. Ora, Dino um, Crisis o Crisis 3 a me ha sempre incuriosito molto perché è un titolo veramente strano che ci sia su Xbox in quel modo mm. e, e, e quant'altro. A me, in realtà, eh, cioè, ho finito per trovarlo simpatico, però è un titolo che non funziona granché non funziona granché ed è un modo veramente strano di portare avanti la serie, infatti poi è morta lì, giustamente e, e vabbè, e che, che si deve fare? Oh, scusate, poi l'altro mi ero dimenticato un'altra grande esclusiva il primo Dead Live Extreme Beach Volley, è nato lì quel, <ride> è vero quel buon vecchio maialone di Itagaki appunto, del Team Ninja, ha fatto anche quello, eh <ride> eh, e... si vede la copertina esatto. la vedete un attimo <ride> Esatto, è una serie abbastanza famosa, ma non per, per i motivi che immaginate anzi, per i motivi che immaginate. E, no, non solo. Però per esempio, anche Tecmo stessa ha fatto degli ottimi porting, per esempio, dei due dei, dei primi due Project zero. Ha fatto il primo Project zero. E la, una versione, diciamo. Speciale, un po' più completa di Project Zero 2 e Crimson Battlefield, sono molto belle e che sfruttano bene l'hardware dell'Xbox. Insomma, quindi gli hanno fatto un bel salto. Diciamo che, che Tecmo con, con Xbox si è impegnata, diciamo, un bel po'. Ecco, sì. non si può davvero dire e, tra dire di no. un gioco stranissimo. Ti ricordi, se sì? si per il Dreamcast? Sì, certo. Ecco. Di Siga, sì, certo. Sì, 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 eh, sì. C'è un gioco che si chiama Nude. Non si è mai sentito. Sì, certo, Project Nude. Quello purtroppo è uscito solo in Giappone. È, è un titolo dove, esatto, dove dobbiamo far comunicare e far crescere, insomma, far, sì. diciamo, ehm, no, far comunicare eh, un robot dalle fattezze appunto di una, di una ragazza. Sì, sì. E che in realtà è anche un titolo serio, non è, una, cioè, non è brutto, no, nel no, senso è un no. titolo interessante. Però, però è un titolo eh, diciamo, che poi è rimasto solo sul mercato giapponese. Io speravo che lo traducessero. Ecco. Tra l'altro, c'era ecco, anche una versione. Quella era effettivamente esclusiva per il mercato giapponese di Rentahiro di Sega. Sì. Eh, di Sega, insomma. Che recentemente è stata, eh, insomma, è stata ritrovata una beta, eh, insomma, una, una versione in inglese, mm -hmm. quindi è uscito diciamo come titolo non insomma come titolo tradotto in maniera ombriu su Xbox. L'hanno trovato, cioè l'hanno adattata poi e migliorata anche per Dreamcast, quindi ora lo stesso gioco si può trovare sia per eh, per, per Dreamcast che per Xbox, no, scusa, ho detto una biscata. È uscito per Dreamcast e l'hanno fatto l'hanno convertito poi per Xbox, ma solo per il mercato giapponese. Ora con le patch, insomma, con questa versione particolare è giocabile sia su Dreamcast in inglese che su Xbox in inglese. Vabbè, andiamo avanti. Quindi qui si sta parlando solo di esclusive, eh? non si sta parlando di, di terze no, parti. Eh? Attenzione, anche, perché... non so com'è, però, un certo Azurick. Allora, Azurik è un titolo molto interessante. Questo io l'ho finito. Ve lo posso raccontare bene. Azurik è un titolo che doveva essere la risposta di Zelda a Zelda, diciamo su Xbox. Ah, ecco. È un titolo che eh, allora, è stato preso in giro tantissimo quando è uscito eccetera ma in realtà come action adventure la zelda è un titolo molto interessante ha qualche problema qualche insomma non è proprio liscissimo mi ricordo una volta ho clippato quasi fuori dalla mappa È stavo divertentissimo <ride> avevo capito come fare sì. però è un titolo che è lunghissimo durerà 60 ore C'è una cosa ha delle ambientazioni enormi sterminate cioè in realtà è un titolo è che te vieni buttato in questo mondo e rimani un po' mh, spaisato, diciamo senza punti eh, si sì, è un po' spaesato, ma in realtà se ci giocate vi assicuro che a parte la lascia narrativa del giovane eroe deve salvare eh, il, il suo mondo da una, un suo compagno che è caduto preda delle forze del male dell'invidia bla, bla però in realtà il gioco in realtà come gioco alla zelda è, è è molto carino ha tanti poteri cose cioè, ambientazioni da visitare alcune anche cioè pur essendo un titolo di lancio alcune sono anche diciamo tecnicamente fatte anche sì. piuttosto bene però un titolo è stato molto preso in giro in realtà non è così brutto come viene rappresentato non piacerà a tutti però anche, ah, anche quello è interessante e, ovviamente eh, tra le altre cose ci sono anche due eh, altre due esclusive eh, fatte dalla no, dal, Tecnicamente dal, fatte da, dalla From Software che non abbiamo visto in Europa. Ma a, almeno la prima in America, effettivamente l'hanno vista. Meno male. Eh, e appunto, mentre appunto. Eh, che è appunto Metal Wolf, K, eh, si scusate, Murakumo, Renegade Mac Pursuit, che è un titolo che è un action. Praticamente, qui in dobbiamo inseguire dei mech e sparare e quant'altro. Che è abbastanza simpatico, nulla di particolare, eh, non, sì. non pensiate. Però, abbastanza. Carino. Ma soprattutto il seguito, cioè, no, scusate, il titolo successivo, che è uscito solo in Giappone all'epoca, era e si chiama Metal Wolf Chaos. E poi, oggi, fortunatamente, eh, è stato portato in inglese sulle sulle console moderne, dove mm -hmm. praticamente, che è un titolo action over the top, dove noi siamo il presidente del, de degli Stati Uniti, mm -hmm. eh, che deve in pratica respingere una, diciamo, una, grande, diciamo, una, una grande armata di, eh, diciamo, di terroristi, eccetera, che hanno attaccato l'America, ma è proprio sopra le righe tantissimo. <ride> sì. Ed è un titolo molto bello che purtroppo all'epoca è rimasto es esclusivo del mercato giapponese, ma oggi appunto lo potete recuperare re in inglese anche fuori dal dal mondo Xbox, però insomma quella fu una bella esclusiva, come era es esclusivo anche un titolo particolarissimo eh, chiamato Phantom Dust, è un titolo di, di combattimenti diciamo eh, con i poteri eh, eccetera votato anche all'online e quant'altro che in Europa non è mai arrivato, c'è in America e in Giappone se non ah, sì. mi ricordo male anche quello molto bello, insomma nel senso, se volete esclusive su Xbox ne sì, trovate un veramente sì. una valanga. Per esempio, ne abbiamo anche una tutta italiana. Non so se lo sapete, un bel gioco di corse. Che a me è piaciuto tantissimo e che non viene praticamente mai menzionato. Non so neanche per, per quale motivo. Ovvero, abbiamo il buon ehm, Racing Evoluzione in America ha un altro titolo. Racing Evolution è un titolo del, del, della nostra italianissima milestone. Ed è un titolo tecnicamente bellissimo, fantastico e con una modalità carriera con la storia. Quindi era un titolo abbastanza avanti per l'epoca, veramente ben fatto. Se vi piacciono i giochi di corse, con quello andate alla grande. Poi, ovviamente, abbiamo di corse abbiamo i, i Project Gotham Racing, eh, i, i primi due che sì. sono che son fantastici. Soprattutto il 2, un altro che però non so di quali che qualità, abbi, si chiama Pulse. Racer, questo non lo conosco, sì, questo l'ho sentito nominare, ma non lo conosco. però, però per esempio. Anche. Esatto, però posso consigliarvi ad esempio Se amate i giochi di rally ci, ci sono I due rally sport challenge mm -hmm. Uno e due sono molto belli Insomma ragazzi per esempio c'è un, un gioco di horse, Non è un capolavoro, esclusivo Fatto da Capcom Uno dei pochissimi giochi di horse di Capcom Che ne ha fatti veramente pochi Che si chiama Group S Challenge ah, Anche quello è, è esclusivo per la prima Xbox E lo conoscono in quattro mm, ora, siete a, ora ci siete anche voi <ride> e poi e, In America ci ricordano Outran 2, Morte Nera, che è bellissimo come conversione. Ovviamente, ora noi non, no, non l'avevo allora. citato ancora, ma ovviamente c'è Outran 2 di, di, di Sega, che era, es, che era esclusivo per la prima Xbox. Poi è uscito l'Autran 2006 Cost to Host, che è uscito anche per PlayStation 2, oltre per Xbox. Però vabbè, però, diciamo che il 2, Liscio, è uscito solo e esclusivo per Xbox. È un gioco di corse meraviglioso, proprio la definizione di gioco arcade eh, sì. di corse per eccellenza poi, veramente sempre, un titolo incredibile sempre morte nera in modo imbarazzante e spera che esca la versione di Dead or Live Extreme Beach 4 in 4K per le console moderne eh sì esatto magari anche senza costumi e senza censura ma lasciamo perdere va bene sorvoliamo sorvoliamo sì. Esatto, esatto ecco altra cosa interessante ecco come di Diceva per esempio Aluhard 83, c'è una bellissima conversione di Return to Castle Wolfenstein, che è ovviamente il, il capitolo che uscì all'epoca su PC di, appunto, di Wolfenstein. E qui arriviamo a una cosa interessante, dice giustamente per PS2 è inguardabile. Guarda, non è l'unico caso, eh, ci sono tanti casi di titoli che su Xbox erano su PS2 no per esempio voi andate a vedere perché su Xbox ci sono anche i primi due Max Payne 1 mm. e 2 andate a vedere la conversione dell'1 e del 2 su Xbox e la versione appunto per PlayStation 2 dei due e insomma e eh, eh, c'è sì. un bel salto. Eh, eh, sì. Poi manca anche contenuti, pezzi, insomma, soprattutto ne, nell'uno Insomma, c'è vari problemi. O per esempio, se volete farvi veramente una risata, guardate la versione Xbox del primo Just Cause che, mm -hmm. che è uscita su appunto le, il, il primo uscì sulla prima Xbox, eccetera. E la versione PlayStation 2 di, di Just Cause, mettetela accanto e poi fate un po', oh, sì. vi fate un'idea. Sì, esatto. Tipo il giorno e la notte, ma quello è ovvio. cioè La macchina era potente. Vabbè, ovviamente. Mi viene in mente invece no. Conan e il barbaro. Sai, il gioco di Conan? Sì, c'era il gioco di Conan. Io ho sì, il è... sul mio canale. L'ho giocato tutto. Sì, è carino. Eh? Ho giocato, sì, è carino. carino. L'ho giocato tutto sulla Play 2 perché l'avevo lì. Poi ho visto che c'era via sì. Xbox. Beh, era 10.000 sì. volte meglio. In particolare c'è un livello. C'è un livello che su Play 2 c'ha una... Un livello di neri troppo scuro, non vedi niente. Ah, vedi? E quindi il gioco esatto. Xbox si vede perfetto, vedi esatto. Perfetto. No, infatti, per esempio, oppure, per esempio, come giustamente hanno citato qualche, qualche commento fa, ovviamente eh, abbiamo, per esempio, Half Life 2, che è stata una conversione impressionante per Xbox. Era un titolo, ovviamente, con dei, con dei compromessi, perché sì. cioè, nel senso, era sì, un sì. titolo appena uscito su, su PC. Che sfruttava anche il motore fisico e tutto, quindi sì. era un po' difficile da far girare. Ce l'hanno fatta. Ce hanno, comunque hanno fatto un buon lavoro, un buon compromesso. E quindi tanto, tanto di cappello al team perché effettivamente hanno fatto una bella versione. E all'epoca, eh. ovviamente, era esclusiva per, per, per Xbox su console. Credo sulla concorrenza, non, non sarebbe mai girato neanche volendo. No. Ovviamente, una delle conversioni regine che ti fa vedere davvero l'hardware che faceva è ovviamente Doom 3. Un 3 fu una conversione da lasciare a bocca aperta sì. perché è un titolo veramente sì. next generation su sì, computer sì, 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 sì. e lì è arrivato insomma in maniera veramente eccellente, ma proprio eccellente, eccellente. Ovviamente, non è l'unico esempio a parte. D'un 3, abbiamo per esempio, che ne so, ehm, per esempio, il terzo, diciamo, il terzo capitolo della saga di. Gli Elder Scrolls Morrowind è uscito esclusivamente per Xbox. Per mm. dire, ora non è, cioè, è comunque un titolo che, insomma, che anche Vabbè. a livello hardware insomma, sì, sì. va alla grande. Cioè senso, certo. Insomma, e quindi, esatto, cioè nel senso, quindi quello sulla concorrenza ce, ce lo vedevo poco bene. Qui insomma, ma tantissime. Per esempio, il, il primo Far Cry è uscito bene sì, in sì. due versioni diverse su Xbox. Ed era es esclusivo. Se non mi ricordo male, perché sulla concorrenza non girava neanche volendo. Si chiama si Far Cry Instincts e Far Cry Instincts Evolution. Che è una sorta di prosieguo, una cosa particolare. Eh, per cui, appunto, per dirvi, c'è. Cioè, Ce n'è di roba, no? No. Eh. Ce ne dirò so. ragazzi. Per esempio, okay. ci sono anche diversi giochi di volo. Ce n'è uno fantastico che è, che è quello col, con i verivoli in stile anni 30. però diciamo un po'. Crimson un po', of Skies. So. Esatto, esatto. Crimson, Crimson Skies, bella, sì. Agro, esatto, che, è, che anche quello è esclusivo. È fantastico, divertentissimo, ben fatto. Insomma, tutto quello che volete. Oppure, per esempio, anche altri con le, con le astronavi. A, ad esempio, però, sempre su pianeti c'è Jager. Jager oh. era, era fantastico. Era un titolo eh, che a livello tecnico è spaventoso. Yes. È bellissimo. Tra l'altro, sono degli. Sì, ah certo, poi ovviamente Fable. Pensate, Jagger è degli stessi e poi hanno fatto Speak Ops The Line, che è quel titolo famoso mm. eh, ispirato a, a Cuore di Tenebra di Conrad, eccetera, eccetera. E tutto. Jagger è un titolo che, da un punto di vista tecnico, è fantastico ed è anche, è, è anche molto divertente. Per cui, ragazzi, cioè, volendo, io guardate, ho una libreria... Ecco, oh. voi pensate... Io sono un appassionato di console, eccetera. Pensate, la prima Xbox è la console per cui ho più giochi in assoluto. Ne Vabbè. ho tanti, ma davvero tanti. Ora, non certi full set, ci Vabbè, mancherebbe già. altro, ma Vabbè. neanche me, cioè, e, e non mi interessa nemmeno. Però vi posso dire che tra terze parti e tra cose c'è veramente tutto quello che volete. Ho detto, ci sono veramente anch'io. Ho, ho, ho scoperto titoli stranissimi e particolarissimi, proprio, ma proprio a manciate. Che ne so, come action ci sono co, sempre quei robottoni, i, i due Mech Assault, sono molto sì, belli, sì. Eh, esatto. Che dire... okay, ne so, ecco, eh, lucro... guarda uno: ah. è uno incredibile, di cui non si parla mai mm -hmm. per esempio. Ha un titolo Namco. Sì. Esclusivo per Xbox: tutto in prima persona, un action anche FPS, ma più action in prima persona dove si dà proprio pugni, eccetera, che si chiama Breakdown. Breakdown è bellissimo, yeah. Breakdown. non ne parla mai nessuno, ma è un yeah. gioco esclusivo ed è veramente bello che è un gioco tutto fatto in soggettiva, cosa all'epoca, eh, comprese anche, diciamo anche cioè, ogni sequenza è fatta solo in soggettiva. Non è che c'è uno stacco. No? Con, sì. eh, cioè, è tutto ed è veramente veramente bello. Un gran titolo. Anche quello sconosciuta. e più, ma è veramente bello. Cioè, ci sono, ragazzi, c'è tanta roba, tanta tanta roba. Sì, cioè. Sto facendo vedere qualche, qualche immagine di sì, più, si sì, 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 sì. no, crebile, no, sì, molto interessante. Sì, sì. Comunque, questo qua col pugno rosso sulla copertina. Esatto, come dice Rava giustamente eh, breakdown è, è molto difficile. Però, è, cioè, però diciamo io l'ho finito quindi è, è, è comunque fattibile. Insomma. Sì. E, e poi appunto no, e poi cosa volevo dire? Vabbè, Fable, diciamo Però sì. diciamo diciamo adesso si che sa... ormai siamo, siamo in conclusione, ancora dieci minutini. Innanzitutto, se avete delle domande, sì, fatele sì, sì. adesso che ce le facciamo cioè cerchiamo di rispondere. C'è da dire anche che l'Xbox non è, almeno io che non parlo fino a qualche anno fa, non è che costa tantissimo da recuperare Lei la prima Xbox. No, no. Cioè io, no, la è mia, una macchina... io la mia, non con la cristallo, ma la nera che ho, sì. c'è cioè un'altra, l'ho pagata 15 euro. Sì, sì. Cioè... Guardate, si trova in giro e a prezzi tranquilli. Il problema è ma magari spesso ha il lettore DVD sì. in crisi. Sì, infatti io non insomma, andava, però... non andava il carrello, però va bene, eh, Esatto, esatto. Ho esatto. Però quello che è esatto, quindi eh, come dice, per esempio, sì, qui appunto, ah, ecco, qui a a Lucardo 83 dice è vero, ehm, sul resunto Aster Wolfstein i primi livelli in Egitto erano esclusivi, è vero, è sì. vero. Infatti c'era c'erano anche Steosi, oppure per esempio, pensate anche a tutta la saga di Ghost Recon o di Rainbow Six, ci cioè, sono tantissimi titoli sì. eh, Insomma sì. ragazzi c'è tanto E questa roba qui effettivamente La cosa interessante è che i titoli per Xbox Salvo rarissimi casi Tipo Steel Battalion per il controller O magari qualcosa tipo Outrun 2 o Silent Hill 2 eccetera. I titoli per Xbox costano poco Perché sì. non c'è richiesta Non è scoppiata è eh, La bolla come, come su Playstation 2 Dove adesso Tanta roba è diventata incomparabilissima 1, Cioè qui anche. ancora sì, vabbè, sì, vabbè, ma diciamo, sì, anche sì, per posso della però, stessa esempio, generazione, sì, sì, ho capito. Esatto, diciamo, la stessa generazione, sì, anche il Gamecube sta diventando abbastanza incomprabile, eh, però ancora qualcosa si trova. Su Xbox, delle tre, è senza dubbio quella dove si trova la roba più economica in assoluto, perché tanta gente mm. l'ha molto... Mal sì. considerata questa console a posteriori ed è sbagliato. E, eh. e voi pensate, noi ne stiamo parlando solo esclusivamente da un punto di vista commerciale. Perché poi con la modifica, ora, oggi chiaramente ci sono molte altre soluzioni alternative. Ma con la modifica ci potete mettere sopra i giochi sull'hard disk, potete installarci gli emulatori, eh, ah. programmi vari, potete veramente allora, sbizzarrirvi. Su questo, ragazzi, cioè, quindi, voi potete far girare il Nintendo 70, 64 in 720p e non lag cioè non, 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 cioè non ha rallentamento cioè è una meraviglia ma, ma la cosa sì. più bella è che tutti i giochi hanno un po' il feeling essendo comunque un'architettura PC hanno un po' il feeling anche estetico de dei giochi da PC fino agli 90 primi 2000 cioè richiama molto sai i giochi di Windows XP un po' come la DirectX e certo e certo, certo, certo è proprio bello c'è cioè, uno che è un po' la nostalgia dei... dei... Giochi da PC di quegli anni, fino agli 90 per il 2000, eh, lo richiama molto. Ecco eh, perché, come architettura, è esatto. L'emulatore di quell'ultima esatto. Emulatori... Potre... cosa, io qua su so due Terabyte ah, ho messo un mega emulatore che ve lo consiglio. Si trova mm. su online. Si chiama Ninja Ninja, mm. che praticamente è un pacchetto di emulatori. che In base all'hard disk, che avete ne potete scaricare l'immagine da due tb ve la buttate dentro e avete tutta la libreria. Degli emulatori, dal NES, dagli Atari Fino a Nintendo 64 Play 1 che li emula E poi tutta la libreria Dei giochi arcade, tipo un MAME Un Final War esatto, Tutta la esatto. libreria arcade E c'ha un front end bellissimo Quindi diventa veramente una macchina di emulazione Poi c'ha già quattro porte no? Quindi per giocare in quattro sì, sì, giocare sì, sì, sì. A tutti gli arcade che sì. volete Da sala giochi veramente lo esatto. Si chiama Ninja per Xbox esatto. E, io vi, esatto, e io vi dico: guarda, allora, se per esempio siete interessati a voler approfondire la lista di titoli usciti per Xbox, ne so, anche perché poi. Non ne, non, non, non ne abbiamo certo, eh, cioè, diciamo, le citazioni sarebbero infinite. Per esempio, se, se siete appassionati di giochi di snowboard che oggi sono un po' passati di moda, ma all'epoca andavano, ci sono i due Amped per esempio, che, che sono esclusivi. Insomma, ce n'è veramente tanti. Però io vi dico, se siete interessati, ad esempio, ci sono due canali YouTube in inglese. Se non vi spaventa l'inglese, dove praticamente recensiscono i, gio i giochi usciti sulla prima Xbox. Uno si chiama mh, Camp Xbox. E devo dire che, che, che stanno facendo. Un, un grandissimo lavoro di recupero insomma e, eccetera e di, di diffusione ecco dei giochi legati alla, alla prima Xbox e poi un altro si chiama Dali Popka che anche lui mm. Dali Popka con la K che anche lui ha, appunto eh, ha passato buona parte del insomma, praticamente tutto il suo canale quasi a recensire i titoli della prima Xbox okay. e, e guardate ancora tanti non li abbiamo nominati no. come ho detto ma Avalanga, Guarda, sì. mi è venuto in mente ora, come per esempio un grandissimo gioco horror che, insomma, è un po' particolare tutto, per esempio Call of Cthulhu. Sì. Cthulhu, quello quello Perché ah, ah. inchiudato? No, 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 quello lì è, è esclusivo. Ah, quello è Eternal eh, Darkness, sbagliato. Esatto, quello è Eternal Darkness. Sì. Call of Tolu è, è Dark Hornets of the Earth, eccolo lì. Sì. Appunto, è, è uscito su Xbox e su PC e basta. Ed è un gioco horror, anche quello veramente molto bello. Cioè, eh, per cui, insomma, eh, capito, se si inizia a approfondire, c'è il primo Menant, cioè, è vero. Cioè guardate, voi trovate veramente una libreria molto molto nutrita. Ovviamente ho detto non come quella di PlayStation 2, ma la libreria è veramente nutrita. Quindi io vi dico, se volete recuperare appunto qualche, insomma, i canali online che ne parlano in inglese almeno in, in Italia della Xbox, si parla veramente poco, devo dire. Infatti ora noi approfittiamo e facciamo un po' di informazione che male non fa. Poi e... ho fatto anche video cioè... sulle, insieme a... A voice over sull'emulatore Xbox per PC se uno volesse emularlo. Sì. Si, chiama, si chiama Xemu. Che funziona molto bene adesso dopo anni okay. che, che non andava adesso, funziona benissimo. Va oh, bene questo e, questo e Grison ci chiede in conclusione: perché secondo voi ha fallito come console? Guarda, fallire non ha fallito, nel senso, è stato il primo passo di Microsoft nel mondo okay. del gaming. E come ho detto, appunto, loro non si aspettavano di fare chissà quali grandi numeri. Inoltre è, è stata anche uccisa prematuramente proprio per la paura di PlayStation 3. Sì. E se tu consideri che è stata una console che è uscita in contemporanea alla, cioè un anno dopo, ma insomma contemporanea, alla console più venduta di sempre che è PlayStation 2 è chiaro che, chiaramente, cioè è un era in un mercato tutt'altro che facile. C'è da far notare appunto che alla fine, per esempio, comunque ha superato in vendita il GameCube, ah, che sì. purtroppo è andato male, nonostante fosse una, una buona console, sì. ma vabbè, lì per poi me il GameCube è la più bella console dietro... fatta da, da... Nintendo. No, cioè, a livello personale mio sì, però mm. dico, quella è sta... cioè, lì, eh, il fallimento del GameCube è stato, mh, diciamo, per varie ragioni, Nintendo ha tanta colpa in questo. Sì, certo. Devo dire che Microsoft per essere l'ultima arrivata è tutto, però ha supportato in maniera massiccia la console, poi con cali di prezzo, con discorso de dell'Xbox Live, eccetera. Insomma, loro hanno veramente dato una spinta in in di innovazione al mercato, diciamo molto più che, che la concorrenza, se vogliamo. Chiaramente hanno pagato lo scotto di essere arrivati dopo, nel senso che quindi eccetera insomma mm. sì, come, dice, come dice giustamente rava dice venivamo da una generazione precedente dove per i profani il videogioco era la playstation era la, la quindi non credo sia esatto. andata proprio sotto la stella migliore vero infatti... esatto però sì, sì. Esa... Sì, no, infatti, infatti loro l'avevano già messo in conto che la prima generazione sarebbe stata data sì. per persa L'hanno combattuta e bene, perché ti ho detto, comunque si parla di una console che ha quasi mille titoli, che ha comunque tante esclusive di valore ancora oggi, che è una eh macchina sì. comunque è stata importante e che oggi, tra l'altro, come dicevo, tra le tre è quella per cui si trovano i giochi che costano meno in assoluto e spesso sono anche, eh, diciamo, se sono multipiattaforma, le versioni migliori. Per cui, insomma, non, sì. non è poco, però è, è essenzialmente una macchina chiaramente non poteva vincere la guerra era impossibile, cioè contro PlayStation sì. 2 era impossibile, quindi ci potevi mettere anche quattro ah case tutte insieme. Ah, era era inutile. Però, però diciamo che nella generazione poi dopo avendo preparato così bene il terreno, secondo esatto. me nella generazione dopo la 360 si è fatta valere cioè rispetto a Play 3 ha fatto il salto, eh. esatto, eh. esatto. Poi cioè, esatto, ha per dire, Soft... fatto il culo a Play 3 a livello Proprio... Sì, 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 fin quasi alla fine sì. Eh, sì. Poi ovviamente Microsoft si è sparata su un piede eh. da sola, appunto con tutti i vari casini dell'annuncio dell'Xbox One, eccetera, ma quella certo. è un'altra storia. Però appunto da, da un punto di vista pratico, devo dire che il terreno messo su dalla prima Xbox verso la 360 è stato un terreno, insomma, costruito bene e a tutt'oggi, come dicevo, rimane una macchina con un parco titoli veramente molto interessante e che... E, e che ha. Tra l'altro, tra titoli, magari, riscoperti. Sì. Eh, tra cose varie, eccetera, eccetera, è una macchina ancora oggi eh, ha tanto da dire appunto. Tra emulazione, aggeggia, file quello che volete. Perché Quindi io devo dire che PlayStation, io... PlayStation 2 a me piace perché, vabbè, ce l'avevo. Però mh, ammetto oggettivamente che nel senso mi piace che l'avevo la con la Play 1. Non, sono di quella generazione, non posso dire no. Però dopo, tra la 360 e la Playtel, me la Playtel fa play proprio più schifo, come macchina. Guarda, la PlayStation 3 non piace molto ne neanche piace, a me. Non mi piace, Preferisco ma a livello molto, di pratico, 360. molto di più Sì, no, quello anch'io. Io, io ho giocato 10 volte su 360 rispetto alla PlayStation eh. 3, anche per colpa dei, dei pad della PlayStation 3 che mi si continuavano a rompere costantemente, ma vabbè. E, però, appunto, però ti dico, però comunque sia una macchina e comunque... Ha fatto sentire un po' di, di stanchezza, poi, come dicevo, Microsoft si è, si è suicidata sì. con l'annuncio della One, e quindi praticamente la 4 ha avuto campo libero, tranquilla eh, sì. come se niente fosse. Però appunto però effettivamente la prima Xbox eh, e poi la 360 rimangono due, due macchine, secondo me, straordinarie, al di là, de, per esempio, la 360 dei de problemi di, di fusione interna, eccetera. Eh, io consiglio e, la e Slim perché è l'unica che non ha quei problemi lì. Esatto, esatto. Io per esempio ho una FET ma tra le ultime fatte, insomma, una classica, però tra le ultime e quella ancora corna facendo oh. è tranquilla. Le, sì. le, le prime sono tutte morte, cioè ah, quelle sì. dei primi due o tre anni sono morte tutte. E, sì. Però appunto però anche, anche le PlayStation 3 dei primi anni sono morte tutte. Ah, quindi, sì, poi sì. alla fine c'è anche valutio quello già la facevano. Sì, sì. Sì, esatto, esatto, il famoso E-Load. Sì. Eh, però, appunto, però dicevo, quindi la prima Xbox, se vi capita eh, e siete interessati a recuperare i titoli di questa generazione, è stata comunque, ecco, anche questo non l'abbiamo detto, questa è stata la generazione fondante del gaming moderno. Quindi voi troverete su queste console qui tantissimi titoli che sono la base di quelli moderni, cioè di quelli moderni e contemporanei. Quindi eh, nel senso se volete sapere come è nato eh, il gaming moderno perché davvero come generi non si scappa più da, da quelli di questa generazione qui in avanti Xbox eh. secondo me è una macchina che fa comunque può fare al caso vostro e quindi insomma eh, io... se vi capita non la non la disdegnate poi io, io adesso per l'età che ho io la sesta generazione è quella che amo di più perché diciamo era l'età, avevo l'età giusta nel senso che avevo sì, stavo sì. uscendo dall'infanzia e dall'adolescenza diciamo quel periodo lì e quindi me la sono goduta molto di Xbox in giro avevo solo un amico che l'aveva ma... e anche il Gamecube avevo solo un amico che le vedevo perché era mie parti io sono un piccolo paesino di campagna vicino a Parma, tutte erano ovviamente PlayStation 2 Drink non sapevo vero. manco cosa fosse, proprio, mai vista una volta. Sì, no, detto... vabbè. No, io sì, io per fortuna avevo ah. un amico che l'aveva, ah. infatti poi appena eh, ho potuto lo, nel, nel 2001, mm. l'ho recuperata subito usata, Hai di corsa, bene. e tra l'altro se le lanciavano dietro, eh, proprio, tant'è che la, la, la mia si ruppe e sempre nel 2001 ne comprai un'altra, poi ho riparato anche la prima e, e l'ho presa a 20 euro, 20. <ride> 20 euro oh, con la scatola, mia. 20, euro, 20 allora, euro. Adesso anche le e, PSP e... costano l'ira di Dio, esatto. No, però appunto per dirti, no, per cui ho capito. E posso dire appunto questo: che appunto di gente che conoscevo dopo, in realtà, diverse persone da, tra il 2003 e il 2004 che conoscevano hanno comprato la prima Xbox. Eh sì. Alcuni l'hanno anche modificata, sì. eh, eccetera. Fin da quasi, insomma, ho detto fin da, da quei tempi lì. E davvero quando ho cominciato a, a acquistare titoli usati, che più che altro Compravo giochi usati ovviamente. Eh, di nuovo, ho comprato credo solo due o tre titoli, tra cui Doom 3. Con la Steelbook come, come mm. diceva qualcuno che all'interno c'è anche diverse: c'è anche i, i, i primi giochi di Doom. Eh, I primi episodi esclusivi ce n'è anche uno apposta per la versione Steelbook, sì. e, eccetera. però appunto. E Halo 2 ho comprato solamente nuovo, e, però, appunto. Poi, quando è stata dismessa in favore della 360, i negozi hanno cominciato a, a, a fare, tipo ne so, tre titoli, cinque titoli, 10 euro, 15 euro. E ho cominciato a comprare perché ho detto, guarda, eh c'è tanta roba interessante. Io quella l'ho fatto con la 360 cinque anni fa quando la gamestop c'era pieno di titoli 360 che li vendevano a ah, un cavolo tre giochi 6 euro tutti mi sono fatto la libreria esatto, complete, esatto. hai fatto benissimo sei hai fatto benissimo non approfittato che fa... comunque... in tutti i gamestop a saccheggiare <ride> esatto e quindi e dentro ci trovate veramente un mondo intero un mondo interessante eh, tante diverse esclusive di gran valore tanti giochi di terze parti comunque molto validi quindi per me, se avete voglia di, di darci un'occhiata, merita... Sì, merita dico, assolutamente Diciamo l'ultima cosa che io vi io consiglio di fare la modifica perché non è tanto difficile... E sì, anche certo. Esempio, no, software, non avete... Pro... Adesso l'hanno molto semplificata, basta fare un CD, masterizzarlo, buttarlo dentro e vi parte. Invece una volta si voleva la chiavetta apposta, il cavetto. Adesso con un CD lo masterizzate, un CD R, lo buttate dentro la console, un DVD-R, scusate, parte questo programma e vi fa la soft mod. Poi da lì potete fare il backup dei vostri giochi perché c'è proprio il... il c'è un programma che si chiama Xbox 2 DVD che voi mettete il gioco, il disco, ve lo copio nell'hard disk, quindi preservate anche i vostri dischi. È esatto, esatto, utile, sì. sì no, no, c'è sì, un sacco sì. di roba e io ve lo consiglio. Poi se potete ovviamente fate un upgrade dell'hard disk, se si può. Non è un'operazione facilissima. Sì, certo. Modificarla è facile, fare l'upgrade dell'hard disk non molto, quindi lo consiglio soltanto a chi ha voglia un po' di di, a chi che è esperto An anche perché poi troppo grandi poi vanno divisi in partizioni se no non li vede insomma eccetera no, c'è un po' da terabyte. lavorare non ci può stare due terabyte è proprio il massimo esatto. che può leggere quindi... eh, io sapevo sì io sapevo già che dava cioè anche un po di casino con 1 terabyte lo dava se non facevi delle, delle partizioncine eh, adesso quella cosa l'hanno riso risolta con un nuovo con un sì. però più di 2 sì, terabyte sì, no, sì. ma va benissimo cioè eh. ragazzi non è che dovete metterci la libera e cioè, no, infatti, cioè... però ho detto, però ho detto quindi, quindi voi prendete quello che volete, prendete, guardavo, che ne so, che ne so, che ah, ne so, a questo, ah, che ne so, Tron 2.0 Killer app eccolo qua, insomma, ah. cioè, nel senso, sì, sì, sì esatto, sì. cioè voi, voi cercate, cercate, spulciate la libreria e qualcosa per i, per i vostri gusti tranquilli che lo trovate. Sì. Poi ho detto, cioè, ho detto, qua, praticamente quasi tutti i generi sono ampiamente ben rappresentati, quindi secondo no, me no, non veramente. potete davvero veramente. perdervi questa occasione. Niente, eh. siamo arrivati al nostro orario, <ride> abbiamo parlato ovviamente sì. di fare in generale, poi dopo... Io dopo più avanti voglio farvi vedere, ve lo farò vedere tutto quello che ho dentro questo Xbox, vi farò vedere gli emulatori, mm. poi farò un video a parte io se siete interessati arriviamo a un tot di mi piace se arriviamo dai a 20 mi piace vi faccio vedere cosa c'ho qua dentro ecco vai, e, mi sembra capire. una buona idea ecco sì e io niente, io devo ringraziarti come sempre perché sei sempre professionale sei simpatico Ma scherzi <ride> molti pensano sempre che c'hai il pigiama invece è la camicia wariana sì, la camicia hawaiana, ora, no, ora io di solito ne ho un'altra dove si vede meglio una camicia hawaiana sì, questa sì, qui sì. Di, diciamo eh, che sarebbe più per le fiere perché qui vedi mi devo alzare in piedi per far vedere che è effettivamente una camicia eh, hawaiana sì. sì. eh, però vabbè, però, vabbè. Sì, sì. No, no, non è un pigiama, tranquilli No, 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 infatti <ride> <ride> e niente, e dopo... io però dopo prima o poi sarò curioso di fare, ma più avanti, eh, fa un mesetto Vorrei tanto fare una live una con te su una console di cui non so assolutamente niente e mi devi, vorrei capire perché la tua console preferita è il CDI. Perché non è una console. Ma co già questo indica la mia totale ignoranza. Quindi sono... Vedi, vedi, cioè, vedi, vorrei vedi. proprio mettermi lì, a averti qua come ospite, e ascoltarti, capire... Vabbè. Già, già, questo. Che non ha, so, dovrebbe essere un sistema multimediale, però, veramente ne so poco, molto poco. Esatto. Però ho allora, che, guarda, 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 ti, ti convincerò a comprare un CDR, vediamo <ride> se mi riesce. Ci provo, ci provo. Oh, eh, senso. Ci provi, sì. Ce l'ho fatta Beh, con realtà, il Jaguar, ce la posso fare con il CDR. In realtà, mi hai anche convinto perché ce l'avevi lì, anche il tradio. Eh? Sì. Sì. eh lo so. Quello Adesso fa un mesetto, lo testo. cerco. Adesso. Prima mi godo Jaguar, perché c'è sì, momento sì, Jaguar. Sì. Che... Ero più... Allora il Jaguar è quella che mi ha colpito di più. E tra di io è bello, però essendo eh, sarei anche meno raro, avevo meno urgenza. Diciamo. Sì, sì, è vero, è vero. Diciamo, ancora si trova abbastanza, anche la metà del sì. prezzo lo trovi. Sì, 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 ora sì. non a certi prezzi del Jaguar per fortuna. No, no. Niente, Va. ci stanno ringraziando, Garrison ci saluta, Rava dice Grazie Garrison computer... a te, Anche... grazie Rava, Anche... molto Anche. gentile, Guarda, sono, sono... mi fa piacere. Dai, poi appunto, se volete intanto, appunto, com come dicevo, io, io sono in giro ovunque, mi trovate sì. costantemente eh, sul podcast di Game Revs, quindi se, se lo cercate su Spotify o dove volete, insomma, lo trovate. E, insomma eh, Abbiamo fatto tutta una serie di puntate sulla storia delle console. Eh, approfondimenti, per esempio, un, un, una puntata fa ho fatto un approfondimento proprio sui giochi del CDI. Vedi, giusto appunto, <ride> sì. mi, ho, mi ho dato campo libero per parlare di quello. Sì. E, oppure, per esempio, appunto, anche in giro, come ad esempio sul canale di Igor Stellar o dell'amico Paolo Marocco, allora. da cui tra l'altro è stato ospite. Sì giovedì a parlare di 3 do tra l'altro giusto appunto certo. e quindi, dai, quindi insomma quindi mi trovate in giro e quando volete insomma, insomma quando, quando volete fare due, due chiacchiere insomma sì. in giro mi trovate sempre e, dai. Aspetta, aspetta, e, e spero aspetta. Esatto, io, io spero anche di cominciare con i video del canale mio, Pr prima o poi ce la farò, sì. bocchino eh, chi. Mi raccomando, chi lo seguite sa. Magnus di AI su Instagram perché lì mette tutte le gli aggiornamenti Vero. di quello che fa, magari stasera sono in questo canale, stasera sono in quella, oppure sono esatto, Vento esatto. Firenze, sono al Bologna Air. insomma dice tutto lì, quindi seguitelo su Instagram, lo trovate. Esatto. Anzi, grazie. ti metto poi grazie. sotto il video qua, metto il link del tuo Instagram, così non c'è problema. Sì. E poi il canale che adesso lo aprirà. Però ormai non si verrà. trovate già. Iscrivetevi al canale, Sì, esatto. E... Ah, ci chiedono cosa ne pensiamo di, di Steam Deck. Che è una bella macchina. Una bella macchina, io non ce l'ho. Ho, ho, io ho non tanti ho. amici che l'hanno comprata, e sono molto soddisfatti. Bisogna un po' smanettarci, devo dire, per avere il massimo del, dei risultati, ma è una, è una bella macchina! Sì. Non è una, una console portatile, Vabbè, diciamo, certo. eh, diciamo, è un sistema. Sì. Sistema portatile, via. E, diciamo, io un sistema. E volevo dire a tutti: aspettatevi anche una video recensione sul Jaguar. Perché adesso ce l'ho. Vi faremo vedere. Farò un po', proverò un po' i giochi. Sono curioso anche di sapere il dio del metal. Cosa ne pensa. Insomma, vabbè, dopo vedremo. Il chi 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 chi? chi 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 il dio del metal lo conosci? No, aspetta. Allo youtuber aspetta. Eh, che io conosco, cioè non siamo molto a nulla. Ah, no, ho capito. Sì, 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 sì. ok, anche ok. Tosciano, okay, okay. Eh? Anche lui, eh. Ah, vedi, vedi. Tu vedi, tutti, <ride> vedi, qua siamo anche siamo in Toscana Io sono che... alle Hawaii. no? Però, allora, però a me per i toscani c'è sempre lo... un buonissimo rapporto. A me piace molto la Toscana. Eh. Quindi, cioè, siamo anche vicini. quindi eh. Benissimo. Sì, no, è vero, è vero, è vero. Eh. Io, 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 per esempio, vengo spesso in insomma, diciamo, sia in Emilia che in Romagna. Insomma, quindi, quindi anche io diciamo ho un, un buon scambio. Ecco, eh. con le... poi in Romagna, sì, sì. a parte in... che in Romagna c'è appunto il Bologna Nerd, poi c'è il Buon Matteo in Romagna. Eh sì, certo, c'è tutto il gruppo di, di Forlì. Eh, ecco, voi pensate appunto che io eh, sono amico eh, di tutto il gruppo del, del negozio Brain Fusion di Forlì, che poi sono gli organizzatori dell'Italian Jaguar Fest, no? sì. che è una specie di festival. Dedicato alle console oscure, quindi ai sistemi sfigatissimi. Sì. Tant'è che, esatto, tant che dopo anni sono diventato anche uno degli organizzatori. Ora, purtroppo è qualche, qualche anno che non, non riusciamo a farlo per problemi di salute di alcuni, appunto, degli organizzatori. Va. Ma presto, insomma, si spera di tornare. E sarà molto divertente, sì. Lì, lì c'è proprio la, 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 la creme, della creme. Eh, Anche sistemi che, non ho, cioè, che io ho visto solo lì, che non avevo mai visto in vita mia. Cioè, per cui. Sì, è tu hai provato il casco della realtà virtuale del Jaguar? Lino esatto. Lui è l'unico possessore di un casco a risoluzione piena del, della realtà virtuale del, del Jaguar, il Jaguar VR Headset, e con Missile Command 3D, che è l'unico gioco poi, diciamo, che lo sfrutta. Sì. In una versione chiaramente particolare, ma comunque lo sfrutta. E il risultato guarda per l'epoca era impressionante. Okay. Secondo me, non potevo uscire a livello commerciale, sarebbe costato troppo. Certo. Poi già questo è un fallimento terribile. Quindi... Certo. però era, era fatto bene, era un bel casco, bello davvero. Tanta roba. Tant roba. Io davvero. adesso saluto tutti e io spero di vederti. Appunto, anche dal vivo in qualche prossimo evento. Io toccherò certo. di esserci. <ride> dai, 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 dai. se fai il possibile, poi quando vuoi, io. Io, io torno volentieri, so. mi va fa bene, sempre piacere. So. d'accordo, niente, Se non ci vediamo, io auguro a te e a tutti, beh, di altri ci vediamo perché prima di Natale faccio qualche altro video. A te io ti faccio ecco, gli auguri okay. perché magari non ci vediamo più. Grazie mille, sale. grazie. buon effetto! a te. Ah, grazie. E grazie ancora per essere stato qua e per la tua professionalità. Niente, oh, è stato un, un piacere. Buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti. Alla prossima. E viva il CDI, <ride> viva il CDI. <ride> viva il CDI, <ride> oh, yeah. viva Sony. Esatto, Viva Sega, esatto, esatto. esatto. Viva la Sega, volta, Viva voglio la maglietta del coniglio, quella della la prima mascotte. Ah, perfetto, certo, sì, 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 assolutamente. Voilà. Chiama, È lì lui? pronta. Eh, si chiama il professor Asobin. Asobin, okay. Va bene. vedrete, vedrete.